Prego i consiglieri di prendere posto per cortesia. Buonasera a tutti. Procediamo con l'appello. Ito Monica sente giustificata. Di Cristo presente, di Pietro presente, Franciosi assente, Leo assente, Pagani presente, Pastorino assente, Perego presente, Piano assente, Aiosa presente. C'è, dov'è? Dov'è andata? Aiosa, eccola che arriva, Aiosa presente, Attanasio presente, Boromelli presente, Cozza presente, Di Stefano presente, Ercoli assente, Fiorino presente, presente. Ghezzi assente, Lanzoni assente, Molteni presente, Pasquinelli presente, Pogliaghi presente, Ricupero presente, Rosa Vittoria presente, Valsecchi presente, Vincelli presente, assessori presenti, D'Amico assente, La Miranda assente, Magro presente, Pini presente, Pizzocchera presente, Torresen presente, consiglieri presenti. Diciassette consiglieri presenti, otto consiglieri assenti, la seduta è valida. La seduta è proseguimento di quella di ieri sera del 26 marzo, quindi non verrà suonato l'inno e procediamo e apriamo la discussione rispettando i tempi e le disposizioni per ogni gruppo consigliare stabiliti nella capigruppo in modalità di 20 minuti per ogni gruppo e 5 minuti per ogni consigliere. Nominiamo i tre scrutatori, Molteni, Pogliaghi. Di Pietro, va bene? Grazie. Se ci vogliamo prenotare per la discussione. Sì. Non vedo nessuna richiesta di intervento. Se non ci sono interventi, a questo punto abbiamo due possibilità. Ci ha ripensato. Se io non vedo prenotazioni per gli interventi, ho due possibilità: o chiudo il Consiglio Comunale e apro poi quello di domani sera dove andiamo in votazione, o partiamo già con le votazioni. Emendamenti non ne sono pervenuti.
Si è prenotata la consigliera Pagani. Consigliera Pagani, lei è pronta? Partito Democratico, consigliera Pagani, prego. Allora, grazie Presidente, intervengo per prima. Mi dia solo un secondo, scusi, sì, consigliere, prego. Se l'ho interrotto. Avete 45 minuti di tempo a vostra disposizione, più i 5 minuti, ok? Grazie. Sì, sì, grazie signor Presidente per la precisazione, ne utilizzerò sicuramente molti di meno. Allora, partirei in questo modo, tenendo fermo che rispetto, come dire, al programma, anche al DUP, diciamo, al documento unico di programmazione, ci sono alcuni temi sui quali mi sono concentrata per competenze, per affinità, eccetera, 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 che riguardano sostanzialmente le politiche culturali, le politiche di genere, quelle giovanili, pari opportunità, associazionismo, tutto in un intervento che vorrei fare non lungo di una decina di minuti. E partendo da questo, nel senso che innanzitutto sono stata molto contenta di vedere un documento unico di programmazione decisamente più corposo e significativo rispetto agli anni precedenti. Eravamo partiti, lo dico senza polemiche, ma è un dato di fatto, eravamo partiti con 9 pagine, e siamo arrivati a più di 100 pagine. Credo che questo sia un atto di qualità, che comunque è importante per tutta la città. Credo anche che, come dire, sia anche una, almeno io l'ho letta in questo modo, una, come dire, consapevolezza di responsabilità da parte sicuramente di chi, come dire, l'ha composto rispetto all'intenzione di proporre delle politiche di governo per questa città. E l'ho guardato con questo spirito, quindi cercando di abbattere un po' quella barriera ideologica che secondo me ha caratterizzato questi 2 anni di consiglio comunale, una barriera che, come dire, ci ha sempre contrapposti in questo consiglio da una parte e dall'altra, e cercando di andare nel merito delle questioni, quelle che riconosco, come dire, più mie, che riconosco più affini, diciamo così, alle mie competenze. Ci sono alcune cose che ho trovato molto interessanti, vado ad elencarle, che sono l'albo del volontariato civico. Ho trovato molto interessante fare un pensiero di questo tipo. Credo che la certificazione delle competenze riguardo al volontariato e la necessità di equipararle a quelle che sono le necessità proprio di riconoscimento del volontariato a livello europeo sia una cosa estremamente importante, ma anche estremamente stimolante per i giovani. Quindi voler coinvolgere i ragazzi in questo, non solo i ragazzi, ma soprattutto i ragazzi in questo, credo che sia assolutamente doveroso. Noi siamo molto indietro, non tanto come Sesto San Giovanni, ma direi come paese intero. E quindi l'ho trovato un elemento di qualità interessante. Ho trovato molto interessante la proposta di un consiglio comunale dei giovani, è una cosa che io trovo estremamente positiva e significativa, e credo che per i ragazzi misurarsi con un consiglio comunale, non soltanto in termini, come dire, di atti e in termini di possibilità, ma anche in termini di risorse, qualora ci fosse, come dire, anche la volontà di rendere in parte operativo questo consiglio comunale, credo che sia un'esperienza importante di avvicinamento rispetto alla propria città. Ho trovato molto interessante anche il lavoro spiegato dall'assessore sul marketing sociale, scusate, territoriale. E mi è piaciuto molto l'approccio con il quale sta lavorando l'assessore, che è quello di, come dire, valorizzare tutte le operazioni che sono state fatte precedentemente, ma collocandole in un contesto, in uno sguardo che io ho colto ampio e che secondo me è molto è ambizioso, ma quell'ambizioso positivo, perché poi l'ambizione direi che non fa male assolutamente a nessuno. Ho trovato delle cose che non mi aspettavo, sinceramente, poi per carità ognuno, come dire, vive anche come giusto che sia, come è normale, non giusto forse, che sia anche dei suoi pregiudizi, ma c'è una parte sulla cooperazione internazionale che ho trovato molto interessante, che personalmente sottoscrivo in pieno, cioè progetti di accoglienza
nei confronti di minori stranieri, progetti di aiuto diretto, sto leggendo direttamente dal DUP, ai profughi con strumenti tecnologici innovativi. Non ho ben capito che cosa voglia dire questa cosa, ma magari poi avremo l'occasione di approfondirla. Addirittura ci si spinge ulteriormente con la volontà di incrementare gemellaggi con città di paesi in conflitto per costruire la pace con fatti concreti, che mi sembra, come dire, un elemento qualificante, grazie mille, un elemento qualificante rispetto ad un'idea di comunità che si vuole costruire e anche ad un confronto che non muove proprio più sul territorio soltanto, ma anche incontrandosi, come dire, in un contesto più internazionale. Addirittura ho letto di eventi con partecipazione internazionale, tra cui Sesto e il Mondo, che mi sembra molto interessante. Non so se sapete, ma c'è una realtà molto importante di questa città, che è un insieme di associazioni, è un'associazione di secondo livello che si chiama appunto Sesto dei Popoli, e che secondo me è una realtà che potrebbe essere molto interessata ad essere coinvolta in questi eventi internazionali. Ci sono alcune cose nel DUP che si ripetono negli anni, che io alcune non, come dire, non trovo particolarmente significative rispetto per esempio alle politiche dell'associazionismo, l'idea di un federalismo associativo per quanto riguarda il 5 per 1000, un elenco di associazioni in modo che essi stessi possano poi, come dire, versare il 5 per 1000, ovviamente non obbligatoriamente, ma insomma le associazioni di Sesto San Giovanni. Boh, nel senso, va bene, ma di fatto, insomma, io credo che poi il 5 per 1000 uno lo versi sull'obiettivo sociale, questo un po' indipendentemente come dire, dalla territorialità, seppur può essere un criterio, un elemento. Mi piacerebbe molto, ieri si è citato l'ufficio bandi dell'amministrazione comunale, mi piacerebbe molto che una parte dell'ufficio bandi potesse essere invece anche di supporto rispetto alle associazioni e alla possibilità, come dire, di costruire dei bandi, perché le associazioni sono, come dire, non sempre hanno le competenze, non solo per cercare, ma anche per, come dire, per mettere in moto le energie, e questo secondo me potrebbe essere anche una sinergia da parte, come dire, con l'amministrazione comunale, perché magari poi si scoprirebbe che alcune cose si possono anche fare insieme. Rimane all'interno del DUP un po' oscuro, direi, almeno dal mio punto di vista, come ci si confronta con il mondo associativo oggi, visto che è venuta a decadere quella che era lo spazio plenario, che era l'assemblea delle associazioni, e che di fatto la consulta, per come sarà organizzata, peraltro non c'è ancora, ma insomma, per come sarà organizzata la consulta, non sarà e non potrà essere, visti i numeri estremamente ridotti, rappresentativa delle associazioni. E questo un po' mi dispiace, nel senso che al di là del fatto che le associazioni troveranno e stanno cercando ovviamente con molta tranquillità e anche con semplicità, perché sono inserite all'interno di una rete da sempre, insomma, e quindi stanno cercando, come dire, di costruire un confronto. Io credo che questo confronto l'amministrazione comunale non lo debba perdere, penso che parlare di welfare di comunità sia anche partire da tutte le risorse del territorio che si mettono a disposizione, intelligenze, esperienze, competenze e capacità. Sono realtà del territorio che hanno sempre integrato gli interventi comunali, mostrando appunto delle competenze di cui secondo me l'amministrazione comunale dovrebbe essere, come si suol dire, ghiotta, affamata. Quindi mi piacerebbe che si potesse ragionare di nuovo su uno spazio di confronto con un mondo che è fortemente significativo nel nostro territorio e anche fortemente rappresentativo, oltre che rappresentato. C'è poi un'idea all'interno del DUP che io ho visto di sussidiarietà sociale che trovo difficile da comprendere in alcune sue declinazioni. Nel senso che ieri, per esempio, si diceva che come dire, attraverso il progetto Hauser, che è il progetto dei nonni sociali, anche piccoli e grandi, si è ampliato o si amplierà, questo non è dato sapere perché non è stato spiegato sinceramente molto bene. Mi piacerebbe però partire, perché altrimenti diventa difficile, come dire, interpretare i pensieri, mi piacerebbe però partire dal fatto che in realtà oggi piccoli e grandi non si è ampliato
ma in realtà si è ridotto nei numeri delle partecipazioni perché sono aumentati sicuramente i costi, perché gli educatori comunali impiegati sono passati da 5 a 2. Di fatto il servizio è stato anche esternalizzato, nel senso che esiste la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione che sta lavorando in quel settore. C'è un bando che scade il 30 di giugno e quindi spero che rispetto a questo bando futuro che ci sarà appunto anche la possibilità di mantenere quella continuità di competenze che appunto ieri si diceva essere anche tratto distintivo e saliente della nostra città, soprattutto per quanto riguarda i servizi da 0 a 6 anni. Ho trovato difficile comprendere quelle che erano le declinazioni delle linee programmatiche in merito a welfare, innovazione, sussidiarietà sociale. Ieri, è stato detto che una città che guarda al futuro comprende i bisogni e anticipa le dinamiche sociali. Però non riesco a capire come e in che modo questo è stato declinato. Trovo difficile che possa essere fatto soltanto attraverso la costruzione di una fondazione, perché credo che sia prima di tutto e soprattutto un approccio. Sempre ieri si diceva che non basta avere una coscienza e una conoscenza di ciò che si fa, che per carità è anche un punto di partenza fondamentale. Io credo che però sia vero, nel senso che coscienza e conoscenza sono importanti, ma poi devono essere declinate in linee programmatiche e in fatti. La sussidiarietà sociale, forse più che dirigere o essere diretta, dovrebbe essere co-costruzione, lasciando che i bisogni vengano narrati anche dagli utenti e dai destinatari e non solo interpretati a priori. Per quanto riguarda gli interventi sulla famiglia, vado velocemente a chiudere. Ho letto delle cose, che sinceramente trovo dal mio punto di vista un po' superflue e ho letto delle mancanze. Gruppi di acquisto familiare, sì, per carità, però insomma, i gruppi di acquisto familiare esistono da 20 anni, chi si vuole organizzare si è già organizzato da molto tempo e poi soprattutto, insomma, credo che forse non è proprio un compito dell'amministrazione comunale questo. Avrei voluto un po' più, come dire, di coraggio innovativo su tutta la parte legata al welfare che viene chiamato di secondo livello aziendale. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse una concentrazione maggiore rispetto alle politiche, soprattutto legate alle donne, alle innovative politiche, per esempio di lavoro facile, di smart working, di asili nido aziendali, proprio perché, come ha detto l'assessore, parliamo di più di 7.000 aziende che sono presenti sul nostro territorio. E queste politiche sono politiche fondamentali, soprattutto perché permettono alle donne che ci piaccia o non ci piaccia, sono quelle che hanno il carico familiare maggiore sempre e comunque ancora oggi nel 2019, di essere un po' più libere rispetto ai luoghi e ai tempi di lavoro che diventano più flessibili. E questa è una scommessa che noi possiamo giocare anche all'interno di un'idea di marketing territoriale, perché diventiamo sicuramente attrattivi nel momento in cui le donne, che aggiungono qualità al lavoro, hanno la possibilità di lavorare di più e meglio, di più e meglio. Sono politiche temporali che io considero generative. Mi è spiaciuto molto sentire invece che la consulta delle pari opportunità, è un obiettivo che si realizzerà solo nel 2022 o in corso d'opera, ma come obiettivo ultimo nel 2022. Mi è spiaciuto sia per i motivi che stavo dicendo prima e poi mi è spiaciuto soprattutto perché in realtà quello che è stato eliminato è il Comitato Pari Opportunità, che era un organismo politico. E gli organismi politici fanno politica su determinate tematiche. Questo l'abbiamo già visto nel 1996, quando è stata varata la legge sulla violenza sessuale, no? E finalmente si è passati ad un'idea della violenza sessuale non più come qualcosa contro la morale, ma contro le persone. Fu la Commissione Pari Opportunità in quel caso e furono tutte le donne di tutti i partiti che si spesero e spinsero per quella legge. Io credo che un organismo politico è o meglio, la mancanza di un organismo politico che faccia
attenzione sulle politiche di genere è una grave mancanza. E il fatto che non sia stato cancellato con un obiettivo di costruzione di una consulta che non sarà realizzata prima alla fine del mandato, è evidente che su questo c'è un buco molto significativo e che, perdonate, poi si è tradotto nella pratica, perché noi abbiamo fatto tagli pesanti ai servizi sociali, abbiamo aumentato i CRE, non siamo riusciti a realizzarli durante le vacanze di Natale, abbiamo aumentato la mensa scolastica. In una slide di ieri c'era scritto che le mense scolastiche sono aumentate e questo garantisce una maggiore equità. Allora, io ho un concetto molto diverso di equità, dopodiché la parola equità viene declinata a destra, a sinistra, a centro, ovviamente la parola è la stessa ma declinata in maniera diversa. Io credo che nel momento in cui siano le fasce più deboli a pagare di più, questa non può essere definita equità. Casomai potete definirla uguaglianza di contributo, ma equità è un concetto, secondo me, molto, molto diverso. E chiudo qui il mio intervento, e sperando appunto che alcune suggestioni e suggerimenti, insomma riflessioni rispetto a questo documento unico programmatico possano essere colte nel complesso poi della discussione di oggi. Grazie. Grazie a lei, consigliera Pagani. Ha utilizzato 14 minuti e 20. Consigliere Piano ha chiesto la parola. Prego, consigliere Piano. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Dispongo, signor Presidente, di 25 minuti, giusto? Allora approfitto intanto per ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco, la giunta, l'assessore Pini, il presidente Vincelli, i presidenti delle società partecipate, perché ieri sera c'è stata una illustrazione, diciamo, e anche un rendiconto di quella che è l'attività che è stata fatta in questi due anni e l'attività anche prospettica che ci ha consentito di acquisire elementi che oggi ci portano ad arricchire questa discussione. In sé, il bilancio sottoposto alla nostra attenzione non presenta particolari novità rispetto al piano di rientro relativo alla procedura di dissesto, su cui ci siamo già ampiamente soffermati. La lettura che diamo noi di questo pacchetto, se vogliamo, di documenti politici, contabili e programmatici è che il sindaco e la giunta, perché obbligati dal dato contabile, non sto dicendo che si tratta di un limite, sono costretti a gestire l'ordinaria amministrazione forzando, ove possibile, la leva fiscale per avere un margine di agibilità sulle opere pubbliche. Sintetizzo quello che è la riflessione politica che siamo giunti a fare. La leva fiscale che si muove attraverso un aumento dell'IRPEF, una leva fiscale che si muove attraverso un aumento delle politiche fiscali su altri temi. Faccio un esempio su cui abbiamo avuto anche una simpatica polemica, diciamo, con il consigliere Bonomelli in commissione, proprio sul tema della tassa di soggiorno, con qualche riflessione di carattere rinascimentale. Ma oggi voglio lanciare anche al consigliere Bonomelli una polemica, diciamo, che rievoca il periodo risorgimentale, e mi riferisco alla relazione che ha fatto ieri sera l'assessore Pini, parlando nello specifico dell'aumento delle tariffe che riguardano la esumazione e l'estumulazione
dei defunti, ferme da 19 anni. Allora, consigliere Bonomelli, Foscolo, diceva, i sepolcri, all'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate dal pianto, e forse il sonno della morte men duro? Io mi dico, forse all'ombra dei cipressi no, ma all'ombra della pini sì. E lo dico perché le giunte di centrosinistra su questo tema non hanno dormito per 19 anni. La riflessione c'è sempre stata, ma c'è stata una riflessione e una sensibilità politica che ha portato a non ritoccare quelle tariffe, ritenendo che fosse un servizio essenziale che doveva essere garantito a tutte le famiglie se stesi in periodi particolarmente delicati. Lo dico perché non siamo partiti da un dato contabile, poi per 19 anni, io parlo della mia esperienza in giunta, su cui questa riflessione c'è stata, si è aperta, è stata una riflessione seria, ma è stata una riflessione su cui almeno io, per la parte che mi compete, mi assumo la responsabilità di aver difeso il fatto di non aver toccato quelle tariffe. E allora, per ritornare al discorso iniziale, però sotto il profilo esclusivamente politico, osservo che un'altra amministrazione di segno differente non avrebbe potuto fare molto di più di quello che avete fatto voi. Mi pare che le azioni in qualche misura siano necessitate, lo dico con assoluta franchezza. Noi siamo un piccolo gruppo, insomma, che si concentra sui contenuti, non tanto sulle posizioni. Ci sono delle differenze che oggi riguardano il contesto degli enti locali che si limitano a fattori identitari, se ci ragioniamo bene. Qui, ad esempio, si può intervenire sulla leva regolamentare. Lo avete fatto magari restringendo gli spazi di partecipazione democratica col regolamento sulle associazioni. Si possono fare delle battaglie come ad esempio quella che avete fatto, o delle iniziative, assumere delle iniziative come quelle che avete assunto sulla moschea. Ma sono pochi i temi sui quali davvero si può concretamente intervenire, perché io credo che siamo in una condizione di sostanziale commissariamento. Magari sulla tariffa, quest'ultima di cui parlavo, si poteva avere una sensibilità maggiore o minore, ma sul resto, diciamo, l'orientamento è quello che è dettato dalla necessità di rientrare nella procedura di dissesto e quindi in un piano di risanamento che comunque, per quanto ci riguarda, è obbligato. E quindi per il resto constatiamo una sostanziale continuità con le politiche del passato, fatto salvo alcuni pregevoli interventi che io voglio sottolineare, perché secondo me ieri sera alcune cose interessanti sono emerse e quindi mi corre l'obbligo anche di fare alcuni apprezzamenti. Io ho apprezzato molto, ad esempio, la relazione dell'assessore Torresani. Lo dico perché credo che sia l'elemento più qualificante in termini, diciamo, di innovazione e di intuizione del sindaco Di Stefano, quello di conferire una delega al marketing territoriale. È una delega importante su cui io credo che l'assessore Torresani stia lavorando seriamente. Noi abbiamo avuto nelle precedenti occasioni la possibilità di confrontarci e di criticare anche l'operato, perché non era stato ancora messa in chiaro una politica, proprio perché evidentemente c'era ancora un lavoro che non poteva essere reso noto, ma che ieri l'assessore ha illustrato. È un lavoro lungo di cui non vedremo gli effetti magari in questa consigliatura,
ma è un lavoro che inizia e che sicuramente porterà dei risultati di prospettiva se coltivati. Ci vorrebbero più risorse, certamente capisco che l'assessore ha un limite di portafoglio che non dipende da lui e quindi il mio apprezzamento va allo sforzo che sta facendo. Mi piace molto l'idea anche del sesto distretto o sesto district, che mi sembra più attrattivo dal punto di vista del marketing, no? Mi piace anche pensare che un domani, se Milano fosse Manhattan, sesto potesse rappresentare la Brooklyn di New York, no? E quindi questa fascinazione, abbiamo il ponte di Greco, non abbiamo il ponte di Brooklyn, però si potrebbe illuminare, insomma, immaginare qualcosa, insomma. Altri elementi su cui esprimo una nota di apprezzamento sono dati dalla relazione che è stata fatta dall'assessore all'urbanistica, dall'assessore La Miranda, sia perché ho apprezzato il fatto che si faccia finalmente riferimento a una ridistribuzione degli oneri di urbanizzazione sulla città costruita, che è una modalità anche risarcitoria, sia pure se si parte da alcuni servizi, quelli delle scuole. Però io credo che sia uno strumento, noi l'abbiamo portato nel nostro programma di governo, che debba essere sostenuto, apprezzato e valorizzato. Non mi soffermo sul PEBA perché questo che credo che sia un tema scontato, ma vedere riconfermati nel piano delle opere pubbliche 450.000 euro ripartiti in 3 anni credo che sia una buona notizia per la città. E soprattutto mi piace pensare a quell'idea dell'anticipazione del parco. Anticipazione quantomeno parziale sul rinverdimento dell'area pubblica, perché quello è un tema importante, e cioè è un tema che renderà quel polmone verde che già è stato ridotto non più negoziabile dagli operatori privati. E quindi nella logica proprio della riqualificazione delle migliori pratiche francesi, se avete avuto la possibilità di vedere come hanno agito gli enti locali sulle aree dismesse, è proprio quella di mettere in sicurezza l'area, iniziare addirittura la ripiantumazione per assicurare certamente il rinverdimento, ma per chiudere, perché quei metri quadri lì sono assolutamente importanti per la città. E come dicevo, non ci espone al rischio di ulteriori riduzioni. Apprezziamo dunque alcune delle azioni che sono state poste in essere, certamente, da ultimo, ma non per ultimo, anche il fatto di avere ridotto l'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori. Sta parlando con me, Presidente. Nei confronti dei fornitori, perché ridurre, diciamo, quell'esposizione di 10 milioni di euro non significa solo essere virtuosi, significa dare ossigeno alle aziende che lavorano per la città e significa anche restituire una credibilità, consentitemi di dire, di mercato al comune, perché talvolta noi ci troviamo nella condizione in cui ci sono imprese che non vogliono contrarre con l'amministrazione comunale proprio perché non hanno certezza dei tempi di pagamento, però ogni mese, guarda caso, i lavoratori vanno pagati e quindi questa credo che sia un'azione assolutamente virtuosa. La situazione però non migliora sul fronte delle società partecipate, al netto di quella che è stata l'esperienza della vendita delle farmacie comunali, su cui noi nel nostro piccolo abbiamo fornito un contributo di indirizzo
ma assistiamo invece a un'inversione di tendenza con la costituenda fondazione che dovrà occuparsi del welfare sociale. Dico questo perché? Perché mi sembra uno strumento, io apprezzo molto, lo dico con tutta franchezza, l'approccio dell'assessore Pizzocchera, perché l'assessore Pizzocchera, diciamo, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, è venuta in commissione, diciamo, sfidando le norme procedurali, perché non abbiamo un parere di regolarità tecnica, non abbiamo un parere di regolarità contabile, non abbiamo neanche una delibera di indirizzo della Giunta, eppure ha deciso di aprire a un processo di partecipazione. Abbiamo posizioni diverse, però tuttavia devo dire che questo confronto che si è aperto, sia pure blindato da una scelta che poi è costretta dai numeri della maggioranza, dal mio punto di vista rappresenta un segnale politico, diciamo, nuovo. Tuttavia io contesto lo strumento, perché credo che proprio in quella dimensione si unisca la politica alla burocrazia e si cerchi di esternalizzare quello che sarà il fulcro dell'assessorato alle politiche sociali, per poi internalizzare tutti i servizi. Ieri sera ho sentito parlare di una nuova filosofia della governance. Ecco, io da questo punto di vista credo che la filosofia della governance non cambi, ma addirittura si rafforzi quella che c'era fino all'altro ieri. E quindi da questo punto di vista, io fossi stato nella maggioranza, avrei avuto più coraggio e spinto maggiormente sulle esternalizzazioni, facendo un ragionamento anche di controllo della qualità, diciamo, nella dimensione del cliente, utente, che può gestire meglio il servizio. Poi devo dire che il sindaco mi fa riflettere, perché in un confronto privato, ma diciamo su contenuti pubblici, mi dice: io francamente ritengo che tutto il tema della disabilità debba rimanere nella mano pubblica, perché preferisco avere un controllo diretto, perché è un tema delicato. Su questo ha messo un po' in discussione le mie convinzioni politiche e devo dire che mi ha instillato il dubbio, ma su quello però. Sul resto francamente rimango, diciamo, della mia convinzione che forse ci vorrebbe più coraggio e non bisognerebbe, come dire, cedere alla logica di costruire ulteriori strumenti pubblici. Altra cosa è Proaris, di cui abbiamo sentito parlare ieri, che è una società, come sappiamo, abusiva nel sistema, diciamo, del panorama delle società partecipate. Ieri il Presidente, devo dire, con estrema puntualità ed eleganza ci ha dato dei dati che erano dati di mercato. Ecco, anche questo, devo dire, rispettando la professionalità, urta un po' la mia sensibilità, perché credo che quando noi arriviamo in un consesso come questo a discutere di trend, diciamo, mercantili, probabilmente anche in questo caso stiamo andando nella direzione opposta. Dovrà risolvere un problema. Io spero che prima o poi quella società possa cedere il passo al mercato. Vi invito a mantenere alta l'attenzione sul CORE. Il presidente del CORE, questa giunta non ha responsabilità sul CORE, ha la responsabilità nella riconferma dell'amministratore unico, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma sul CORE ci sono delle pesanti tensioni finanziarie e secondo me lo abbiamo appreso anche ieri dalle repliche che ha fatto l'amministratore unico e che dobbiamo, diciamo, prendere in esame e in considerazione.
molti di noi, sia pure con sfumature diverse, sono per la chiusura dell'inceneritore. Ieri l'amministratore unico di Core ci ha detto in aula che a fronte della mancata possibilità di riconvertire quel sito nel polo tecnologico, la soluzione B è continuare ad incenerire. Io credo che dal centrodestra, molte forze del centrodestra, alcune del centrosinistra, per non parlare degli amici dei 5 Stelle, insomma, gli orientamenti siano un po' diversi. E quindi magari poi richiameremo anche l'amministratore unico a rientrare nell'alveo delle sue competenze, perché ha tracciato una linea, o polo tecnologico o revanche. Questo è. Altra attenzione occorre mantenerla su CAP, perché il progetto da 50 milioni di euro è un progetto che è estremamente delicato, merita attenzione sia sotto il profilo della tenuta e quindi dell'equilibrio economico-finanziario, ma anche sotto il profilo, e poi lo rivedremo, della ricaduta sull'ambiente e sulla salute pubblica, che sono due temi che sono stati lambiti dal documento unico, non sono stati lambiti dal documento unico di programmazione, che invece pone al centro dell'agenda politica questo processo di riconversione. Torneremo su questo tema, ma è proprio da questo che voglio partire per muovere una critica e offrire un contributo all'amministrazione comunale, perché la vera emergenza che non è stata toccata è l'emergenza ambientale. Ho sentito parlare l'assessore Magro ieri, molto preparata dal punto di vista delle politiche che riguardano l'anagrafe, ma ho sentito poco rispetto al tema che ci occupa, che è quello del riscaldamento globale. Sembrerà, come dire, una cosa un po' così, no? Però noi usiamo dire pensa globale e agisci locale. E possiamo dirlo perché non l'abbiamo detto noi, è uno slogan, credo, fa parte di un manifesto di più ampio respiro internazionale. Però da questo punto di vista ricordo che la Commissione europea già nel 2007 aveva posto al centro dell'azione politica per, diciamo, la lotta ai cambiamenti climatici i comuni e le istituzioni. Non so se ricordate, 2007, poi 2008 il patto dei sindaci, 20-20-20, meno 20% di emissioni di CO2, più 20% di riconversione degli impianti per le energie rinnovabili, meno 20% di consumi rispetto a quelli che sono tendenzialmente i consumi energetici stimati. Ecco, su questa piattaforma e sul patto dei sindaci, l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha fatto molto, perché nel 2016 noi abbiamo aderito al patto dei sindaci, abbiamo elaborato il piano di azione per l'energia sostenibile, che è un documento che io ho portato perché ho capito essere ignorato dall'amministrazione. Comunque sul sito ne ho fatto anche rilegare una copia, poi magari la consegnerò al sindaco, perché è un documento importante che parte innanzitutto dal censimento di quelli che sono, e anche l'assessore Magro, ne faccio due, parte dal censimento dei consumi energetici della città tutta, e quindi questo è un lavoro che è già stato fatto, per poi mettere in atto alcune azioni che coinvolgono l'intera amministrazione comunale e su cui doveva essere istituita una cabina di regia da parte del sindaco con un ufficio, diciamo, trasversale che potesse coordinare le azioni di intervento sul piano di azione di energia sostenibile, con una delega specifica alle politiche energetiche che in questa giunta manca. Poi magari
Valuteremo se nel PGT avrete un documento ad hoc. Ecco, questo strumento, che è uno strumento prezioso su cui noi abbiamo investito e che ci siamo impegnati solennemente a rispettare davanti all'Unione Europea, lo dobbiamo riprendere in mano, perché tratta dei temi che riguardano la mobilità, l'edilizia privata, che riguardano la sharing economy, che riguardano, diciamo, i processi di smaterializzazione dei documenti. Insomma, è una linea che coinvolge tutti i settori di vostra competenza e che davvero può portare a fornire quel contributo di riduzione dei consumi energetici, complessivamente considerati, che potrebbero contribuire davvero a realizzare quegli obiettivi che oggi sono diventati ancora più ambiziosi. Non è un dato astratto, è un dato da considerare e su cui io, da parte di questa giunta, mi aspetto un cambio di passo, manifestando la mia preoccupazione perché nei documenti di bilancio e nei documenti programmatori non ho visto su questo tema, che io considero centrale nell'agenda politica della città, del Paese, dell'Unione Europea e devo dire a livello mondiale, il tema principale. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha utilizzato 23 minuti. Consigliere Di Pietro, prego. Sì, visto che la maggioranza è timida questa sera. 25 minuti anche a lei. No, ma non li uso tutti, sarò molto più breve perché diciamo, mi rifaccio un po' le cose che sono state appena dette dai consiglieri che mi hanno preceduto, ma soprattutto perché con riferimento al documento di bilancio, visto che, come diceva prima bene il consigliere Piano, ripropone quanto già abbiamo, come dire, discusso ampiamente in sede di, scusate il gioco di parole, discussione del piano di rientro sulla scelta poi fatta da questa maggioranza di predisesto del Comune di Sesto, non voglio, diciamo, ripetermi, abbiamo già detto molto, ci siamo già soffermati. È evidente che quindi, diciamo, nel bilancio ritroviamo appunto le scelte fatte che si dice essere ovviamente obbligate. In realtà, come dire, avevamo visto che una strada diversa ci poteva essere, non è stata accolta e quindi ci troviamo a discutere un bilancio di fatto già, come dire, preannunciato. Riguardo invece al documento unico programmatico, perché, come diceva bene ieri sera l'assessore Pini, e mi piace che l'abbia sottolineato, stiamo davanti a quello che è un contratto che il governo politico dell'ente propone alla cittadinanza, un contratto che quindi, come dire, contiene delle obbligazioni da parte di chi lo propone nei confronti di quelli che sono poi i destinatari finali di queste obbligazioni. Diceva bene prima la consigliera Pagani che è un documento molto corposo. Allora, su questo io sono, come dire, un po' titubante, nel senso non che non sia un documento corposo, lo è, e mi viene da dire forse anche troppo. Perché se noi partiamo da una situazione di bilancio come quella che ci è stata prospettata e poi abbiamo un documento così ricco di obiettivi strategici che questa amministrazione si propone di raggiungere, mi viene da pensare o siamo davanti, diciamo così, a un libro dei sogni, e non vorrei che così fosse, oppure dobbiamo essere concreti e pratici, sappiamo che tutto quello che viene indicato in questo documento difficilmente potrà essere realizzato. Poi sarò felice di essere smentita nei fatti, questo sì, però mi viene il dubbio che la maggior parte, o molti, diciamo, non voglio dire la maggior parte, però molti di questi obiettivi, in una situazione di difficoltà come quella in cui ci troviamo,
trovo difficile pensare che si riesca a realizzarli. Mi sarei aspettata di più, visto che dai banchi della maggioranza, della stessa giunta, si è richiamato più volte l'accezione del buon padre di famiglia, che proprio per questo, proprio diciamo con questa diciamo, definizione che io rimando un po' al mittente, si fosse in grado di scegliere quelle che sono le priorità che questa giunta, al di là dei tanti obiettivi strategici contenuti nel piano, voglia effettivamente realizzare. Lo dico perché secondo me è un atto di coraggio questo, magari scrivere qualcosa meno, ma scrivere le cose che si vogliono effettivamente fare e che si faranno. Perché è evidente che, come dire, questo documento va in tantissime direzioni, che è quasi impossibile appunto cogliere le vere priorità. Soprattutto ci sono tantissimi obiettivi che diventa difficile dire che non si è d'accordo. Li hanno indicati bene, anche la consigliera Pagari prima li ha sottolineati molti, e anch'io mi soffermo un po' sugli argomenti che sono a me più congeniali, che sono un po' quelli che sono stati già indicati. Devo dire, sono tantissimi gli obiettivi e, ripeto, leggendolo anch'io ho detto caspita, quante cose si vogliono fare, cose interessanti assolutamente, però poi mi chiedo anche un po' come, perché alcuni obiettivi sono anche abbastanza generici. Poi mi si può dire che nel DUP non si può declinare tutto per filo e per segno il come si voglia arrivare a realizzarli, però, come dire, mi sarei un po' aspettato, soprattutto rispetto a certi argomenti. Faccio un esempio, uno per tutti, che è quello che mi ha colpito un po', perché ad esempio, rileggendo le linee programmatiche che sono riprese, riproposte all'inizio, e andandomi anche un po' a riascoltare gli interventi dei consigli che abbiamo in questi mesi fatti, perché ho voluto ricordarmi delle cose, ad esempio il tema del lavoro è stato indicato come una delle priorità di questa amministrazione. Allora, sul lavoro, però, ad esempio, mi sarei aspettato qualcosina di più, nel senso che ci sono poche righe all'interno, c'è un richiamo alla volontà di aprire un'agenzia del lavoro sul territorio, e qui mi viene un po' da chiedere in che senso. Mi sembra che ci fosse già, che c'è già comunque un'agenzia che si occupa di questo, però se l'unico obiettivo strategico per aumentare il lavoro è quello, mi viene da dire sì, è un po' poco. Non ci sono dati rispetto al lavoro, rispetto alle politiche effettivamente attuate sul lavoro, sui numeri che possono dire abbiamo migliorato, quanto lavoro siamo riusciti a portare in questi anni a Sesto San Giovanni, e quindi poi proseguire nelle politiche conseguenti. Viene, e non me ne voglia l'assessore, ovviamente viene indicato ancora, anche se in un ambito non proprio specifico sul lavoro ma del commercio, ma che poi di fatto rientra poi nel tema del lavoro, lo sgravio per le imprese che si vogliono insediare a Sesto. Mi fa piacere che questo progetto, che era iniziato prima del vostro arrivo, sia comunque riproposto. Mi piace pensarlo, perché vuol dire che è un progetto che ha un senso, che è stato positivo per la nostra città. Però mi spiace non ritrovare qui dei dati che possano attestare appunto qual è il percorso, quali sono i risultati ottenuti e quali si vorranno ottenere. E questo vale non solo per questo, diciamo, per questo ambito, ma anche per altri obiettivi che rimangono un po', come dire, quasi degli enunciati di stile, che poi mi fanno, come dire, però chiedere come si potranno realizzare, soprattutto, ripeto, partendo dai dati numerici e non semplicemente statistici che il bilancio poi ci ripropone. È chiaro che, e ho apprezzato anch'io molto quello che diceva l'assessore Torresani ieri sera, questa la trovo sì una innovazione rispetto a una idea, diciamo, di reperimento di risorse, cioè il fatto del marketing territoriale, ma soprattutto dell'ufficio bandi,
che ha lavorato molto bene, devo dire, perché i numeri che lei ha dato ieri sera attestano effettivamente non solo una nuova, diciamo, modalità di reperimento di risorse, e di questo gliene devo dare atto, perché soprattutto in una situazione di difficoltà che non è solo contingente, e non è da poco, mi ci mancherebbe, allo stato in cui la nostra città si trova, ma è una situazione, diciamo, di difficoltà economica in cui i comuni da anni, diciamo così, si trovano in generale per i problemi che sappiamo. Il fatto di riuscire a reperire risorse con un approccio completamente diverso credo che sia assolutamente positivo. E questo è un dato che mi piace sottolineare. Quello che, così come quando lei, il DUP, si parla di rivalorizzazione anche degli edifici, facendo anche l'elenco degli edifici pubblici che si vogliono appunto rivalorizzare, mi piace l'impostazione di edificio per edificio, non soltanto la descrizione, ma quelle che sono le criticità, quelle che sono le delibere che già accompagnano questo percorso, questo per far capire che in certi ambiti c'è effettivamente stato, come dire, uno studio approfondito di quello che è la situazione, di quello che vogliamo ottenere, di come vogliamo arrivare ad ottenerlo, e questo è sicuramente positivo. Alcune mancanze sono date, ad esempio, chiaro, questo è un esempio piccolo, banale, se vogliamo, nell'economia di un documento così importante, il richiamo di alcuni progetti già avviati, come ad esempio la baby card, che viene riproposta, viene sottolineata, però anche qui mi sarebbe piaciuto trovare un dato che dicesse, siccome è un progetto che mi sembra sia già un po' di mesi, forse quasi un anno che è stato istituito, magari, ecco, dare anche un po' di, come dire, di riporto, perché se viene richiamato vuol dire mi aspetto che sia un progetto che abbia avuto, come dire, un risultato positivo. Ecco, mi sarebbe piaciuto ritrovarlo. Ho trovato invece un po', come dire, non strano, però mi ha fatto un po' specie ritrovare il richiamo a un progetto, quello degli orti educativi, quando mi risulta che questo progetto, che è un progetto che comunque in città c'era da tempo, sia stato, come dire, cancellato, con la giustificazione che siamo in dissesto alla Corte dei Conti, quindi non autorizza certe spese perché bisogna fare in modo che, come dire, i conti tornano, tutta una serie di situazioni, però me lo ritrovo nel DUP. Allora, è qui che non riesco a capire. Il progetto c'era, aveva sì un costo, però, ecco, lo dico agli assessori di riferimento, siccome tra l'altro ieri sera l'assessore Magro aveva sottolineato l'importanza di educare alle politiche ambientali, quindi anche questo progetto rientra in quell'ambito, soprattutto le nuove generazioni, quindi i bambini di adesso che saranno gli adulti del futuro, e questa è una cosa su cui io sono assolutamente d'accordo. Mi è spiaciuta, devo dirlo, dico pubblicamente, la scelta fatta da questa amministrazione di tagliare, diciamo, un progetto così importante, soprattutto in un'ottica di, come dire, siccome si parla anche qui del documento di crowdfunding, forse non lo sanno tutti, però nelle scuole, siccome questo progetto era attivo nelle scuole, ci sono i comitati genitori che si occupano anche di fare crowdfunding, e soprattutto su certi progetti sono intervenuti più volte con la raccolta fondi, appunto, per cercare di mantenere o addirittura proporre progetti nuovi nelle scuole. Ecco, io siccome l'ho ritrovato qua, allora mi viene da dire, perché prima di dire di chiuderlo, di cancellarlo, non si è provato, se si è provato mi piacerebbe sapere come, a fare in modo di mantenerlo, magari non su tutte le scuole, magari su alcune, magari su una, magari in un altro modo, però, come dire, è stato un peccato a mio modo di vedere. Poi me lo ritrovo riproposto nel documento unico programmatico. Sulla baby car l'ho già detto, sul discorso delle politiche per l'infanzia e diciamo educative e dei giovani. Allora, sul discorso del Consiglio Comunale dei Ragazzi mi trovo assolutamente d'accordo, era un punto del programma elettorale, posso dirlo con soddisfazione, che del gruppo che rappresento.
Io addirittura esagererei, poi mi piacerà confrontarmi con l'assessore, diminuire l'età. Qui si parla di scuole superiori, io addirittura scenderei, nel senso che andrei addirittura sulle scuole medie, inferiori, scuole medie, perché credo almeno la terza media, diciamo così, perché io credo che un coinvolgimento già anche da quell'età, siccome la preadolescenza è sempre più anticipata, e partire da quell'età per coinvolgere i ragazzi nella realtà in cui vivono e quindi cominciare a responsabilizzarli un po', diciamo, rispetto all'approccio sul bene comune, quindi sulla società in cui vivono, credo che sia assolutamente positivo. Devo dire che sulla scelta fatta, perché comunque è fatta, nel senso che poi viene anche indicata della fondazione, ha già detto il consigliere Piano, riconosco anch'io l'approccio positivo dell'assessore, di questo la ringrazio e mi scuso già fin d'ora della mia mancanza alle commissioni in cui è stato presentato più volte, diciamo, il tema e in cui è stato dibattuto. E, io mi sto cercando ancora di farmi, devo essere sincera, un'idea più chiara rispetto a questa scelta. Ci sono dei dubbi, capisco comunque, riconosco che le esigenze sono sicuramente mutate negli anni. E, come ho detto nella commissione in cui c'ero, non voglio pensare che sia semplicemente una questione economica, lo è. Quello sicuramente lo è, perché la gestione di certi servizi è evidente che implica dei costi, però mi piace anche pensarla come un progetto, come dire, innovativo per dare anche un senso, secondo me, diverso alla scelta fatta, nel senso che se fosse una questione semplicemente economica, come ho già detto, io la troverei un pochino, come dire, svilente. E mi piace più pensare come un progetto innovativo di una diversa anche modalità e approccio rispetto alla gestione di un servizio che deve ovviamente rimanere qualitativamente alto. Questa è una condizione sulla quale credo nessuno di noi voglia rinunciare o mettere in discussione. Direi che mi fermo qua perché vabbè, ci sarebbero tantissime cose da dire. Riconosco da un lato, ripeto, che si è sicuramente lavorato tanto su questo DUP. Ripeto, la cosa che ovviamente mi lascia perplessa, l'ho detto all'inizio, sul discorso della scelta delle priorità e soprattutto del fatto che chiaramente il DUP è collegato a un bilancio sul quale chiaramente mi sono già espressa in precedenza e sul quale non sono riuscita a cambiare idea, soprattutto su alcune scelte che riguardano la fiscalità, ovviamente, che sono contenute appunto nel bilancio di previsione che ci è stato presentato. Grazie, consigliere Di Pietro. Ho utilizzato 15 minuti e 33. Chi si volesse prenotare? Consigliere Pasquinelli, prego. Grazie Presidente. Consigliere, voi avete 35 minuti di tempo. Il documento unico di programmazione è lo strumento base che dà gli indirizzi politici e guida gli amministratori e dirigenti a improntare le loro attività e decisioni a quanto in esso descritto. Nel DUP 2019-2021 vengono dettagliate in modo chiaro e esaustivo le linee strategiche e le missioni che questa amministrazione intende attuare nel triennio. Non entro nel merito delle singole missioni, perché sono tutte importanti e come tali coprono tutti gli aspetti di una città moderna, vivibile e in forte trasformazione urbanistica. Mi riferisco in particolare alle aree FALC. Allo scopo di gestire meglio alcuni obiettivi descritti nel documento unico di programmazione,
Abbiamo provveduto alla stesura di nuovi regolamenti o statuti e all'aggiornamento di quelli datati e quindi non più in linea con i nostri tempi. Ad esempio, è stato approvato lo scorso mese di giugno il nuovo regolamento di polizia urbana, adeguandolo alle normative indicate nell'ultimo decreto sicurezza del 2017, aumentando di fatto il contrasto ai problemi tipici dei nostri tempi, in gran parte dovuti a una società che sta diventando sempre più multietnica, la cui convivenza è sempre più difficile. Il nuovo strumento consentirà alla polizia locale di intervenire molto più efficacemente sia nell'ambito della sicurezza che in quello del degrado in senso lato. Siamo in fase avanzata alla stesura del regolamento per la creazione di un gruppo di protezione civile comunale. Abbiamo predisposto, a fronte di un censimento dettagliato di tutti i nostri plessi scolastici, dagli asili alle scuole medie, un libro nel quale sono descritti per ogni scuola il tipo di intervento necessario e i relativi costi. Questo ci consente, oltre che stabilire una graduatoria di priorità di intervento, a essere pronti a partecipare in tempo reale a eventuali bandi regionali. Stiamo definendo lo statuto e il regolamento per la creazione di una fondazione al 100% in capo all'amministrazione comunale per risolvere il problema di due asili nido, Boccaccio e Tonale, con la prospettiva per la fondazione di diventare un contenitore per un nuovo welfare esteso anche ad altre realtà sociali. Come detto, il DUP è un documento di indirizzo politico. La realizzazione di quanto in esso contenuto è strettamente legata alla disponibilità di risorse economiche. Come è noto a tutti, l'ente versa in una condizione di predissesto e per questa ragione è stato costretto a definire un piano di riequilibrio finanziario per ripianare il disavanzo tecnico ereditato dalle passate amministrazioni. Per questo motivo siamo stati costretti a rivedere i livelli di tassazione e le tariffe che, in aggiunta alla razionalizzazione degli investimenti, ci ha consentito di presentare alla Corte dei Conti un piano di rientro credibile, basato principalmente su entrate certe, mantenendo nel contempo i servizi a domanda individuale, evitando così sacrifici alle fasce più deboli della popolazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha utilizzato 3 minuti e 20. Ci si volesse prenotare? Un goccio d'acqua, un po' di coraggio. Consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, buonasera. Farò un intervento breve perché, come già stato precedentemente detto dai miei colleghi, questo bilancio di previsione in qualche modo va ad asseverare quello che avevamo già fatto con la votazione del piano di rientro, però secondo me in realtà ci sono delle caratteristiche molto particolari. Un DUP più corposo credo che sia abbastanza la conseguenza di un anno e mezzo di governo in cui una nuova giunta, la giunta di Stefano, si è insediata a Sesto San Giovanni e dopo un così lungo non cambio di governo è inevitabile che uno accerti prima quello che trova e come stanno le cose all'interno dell'ente, come sono i settori, come vengono gestite tutte le partite. Nonostante i vari gruppi politici che compongono questa maggioranza avessero un programma elettorale che poi è quello che va rispettato nell'arco di un mandato, la grossa problematica è stato capire, una volta insediati, che cosa si poteva fare e che cosa non si poteva fare.
Dissento un po' dalla definizione che questo bilancio di previsione sostanzialmente possa essere paragonato alle scelte che si sarebbero fatte in seguito a un commissariamento. Un commissariamento avrebbe voluto dire l'azzeramento di tutti i servizi e tutta la tariffazione portata e le tasse portate al massimo con la copertura dei servizi che avrebbero per forza dovuto andare intorno al 35%. Io credo che in questo anno e mezzo sia stata fatta un lavoro di programmazione importante, con delle scelte importanti, sicuramente profondamente diverse da quelle che sono state fatte in precedenza, ma che hanno sicuramente un obiettivo ampio, e l'obiettivo è quello di cercare di rendere tutti i servizi, di non rinunciare a nessun servizio, ma rendendo ogni singolo servizio più equilibrato e più sostenibile. Questo bilancio in realtà fa uno sforzo in più rispetto a quello che è stato fatto nel piano di rientro, e lo sforzo è quello di mettere in equilibrio nel tempo l'ente, perché non dobbiamo mai dimenticarci, e credo che questa sia una caratteristica molto importante, che il nostro obiettivo non era solo quello di andare a coprire lo squilibrio che è stato trovato e di pagare i fornitori che comunque abbiamo trovato da pagare, ma l'altra grossa sfida che questa amministrazione aveva era quella di mettere in equilibrio l'ente, e l'ente, nonostante il piano di rientro che è stato fatto, ancora non era in equilibrio. Quindi tutte le scelte che sono state fatte, ribadisco come ho fatto nello scorso consiglio, credo che nessuna amministrazione, ma in modo particolare un'amministrazione di centrodestra, ami andare a dire ai suoi cittadini che comunque sta alzando le tasse, ma tutte le scelte che sono state fatte vanno verso questa soluzione finale, quella di mettere in equilibrio l'ente, perché se l'ente sarà messo in equilibrio, tutti gli obiettivi che sono stati messi all'interno del DUP, anche se ambiziosi, potranno essere rispettati e potranno essere portati a compimento. Altrimenti il rischio grande è quello di creare, per raggiungere gli obiettivi, di creare nuovo indebitamento, e questo credo che sia una cosa che non vogliamo né noi né voi. Come realizziamo gli obiettivi del DUP? Anche su questa cosa credo che questa amministrazione, negli atti che sta facendo e nelle scelte che sta portando avanti, stia dimostrando come vuole portare avanti gli obiettivi. E quali sono le priorità? Le priorità sono state, credo, in questo anno e mezzo, mettere a posto tutto quello che comunque era rimasto sospeso nell'aria e portarlo a compimento, e il modo in cui vengono realizzati di volta in volta viene scelto. Credo che questa cosa l'abbiamo vista molto bene all'interno dell'assessorato dell'assessore La Miranda. Forse è quello che riusciamo più a toccare con mano nei risultati che si stanno vedendo. Voglio fare un esempio comunque su tutti, perché è una cosa che da sempre mi sta molto a cuore. 2013 noi votammo in consiglio comunale un risarcimento da parte del Carmine che doveva essere messo sulla zona Rondinella, in particolare su via Picardi. Nel momento in cui ci siamo insediati, subito a luglio 2017, è stato uno dei primi argomenti che ho portato all'attenzione dell'assessore Torresani, perché sapevo che comunque si era aperto tutto un capitolo di partecipazione su quella partita, con i commercianti e i cittadini che comunque ragionavano, erano riusciti a coinvolgere anche un architetto del territorio che li aveva aiutati a sviluppare un progetto, e secondo me a questi cittadini andava data una risposta, anche se il grosso problema che si è sempre avuto, ma che non è che fosse proprio un segreto, era che con 82.000 euro non è che si potessero fare grandi cose. Di questa partita poi
Una parte fu presa per mettere a posto Piazza Maria Ausiliatrice, quindi alla fine restavano 63.000 euro. Ci siamo allambiccati per mesi, insieme anche in modo particolare ai commercianti, per andare incontro alle loro esigenze, con pochi soldi. Quello che avevamo ben chiaro era che comunque, non si poteva creare un restyling della via per ridare attrattività al territorio, e qui mi ricollego a uno dei temi che a me sta particolarmente a cuore, ma questa è una cosa che riguarda tutta la città. Lei prima veniva detto, non viene trattato in modo particolare il tema del lavoro. Non viene trattato in modo particolare il tema del lavoro perché questo territorio ha un grosso problema di tentare di diventare attrattivo per le imprese e per chi vuole venirci a lavorare, perché in questo momento, ancora oggi, non lo è. Quindi i commercianti, le consulte, l'assessore si possono allambiccare il cervello quanto vogliono, ma la soluzione non esiste. La soluzione è lavorare sul PGT, creare parcheggi, creare innovazione e, come avete riconosciuto anche voi, fare un lavoro molto sottile, molto fine sui rapporti, sul marketing territoriale, sul riallacciare i legami con le associazioni. A Solombardo, l'Unione Commercianti, in quest'aula mi avete sentito accusare molto spesso l'Unione per essere assente sulle problematiche del territorio. Però questi legami vanno riallacciati, perché non può essere un'associazione a fare il sindacato di riferimento a tutela del commercio, ma le associazioni di categoria devono riprendere il loro ruolo. Tornando a Via Picardi, perché così ci ricolleghiamo con la partita legata alla tassa di soggiorno che verrà poi riversata sull'intervento di Via Picardi, in questo anno e mezzo non è che non è stato fatto niente, perché comunque a maggio sono state sostituite le piante, più volte siamo andati a trovarli per cercare con l'assessore, l'architetto Merli, Ferrari, Cagliani, siamo andati a trovarli per vedere se era possibile la realizzazione di quello che loro avevano ipotizzato. Alcune cose potevano esserle, altre no. La scelta poi qual è stata? La scelta è stata quella di dire, forse, finché continuiamo a fare i lavori a pezzettini e a step, e questo è un altro pensiero che io sempre ho avuto e non ho oggi, e non è che ho oggi, il risultato di attrattività su chi poi deve usufruire del quartiere, della zona, delle vie, non si vede. Lo vediamo noi perché ci viviamo, quindi il cambio delle piante è stato evidente, ma poi arrivare lì e trovare un impatto diverso lo si può realizzare solo se a quell'opera o a quel pezzo di città o a quella via gli dedichi un impegno di spesa che abbia un senso. E siccome la tassa di soggiorno ha come uno dei suoi scopi l'arredo urbano, ma anche l'incentivare il turismo, la fruizione della città, come realizziamo gli obiettivi che abbiamo scritto nel DUP, usufruendo anche di questo mezzo per poter fare i lavori che a noi, che riteniamo possano essere importanti poi, per la città. Mi trova molto favorevole la proposta fatta dalla consigliera Pagano sulla scommessa che andrebbe fatto sul lavoro per tutto il tema femminile, e potrebbe essere una scommessa che l'assessore Torresani potrebbe raccogliere, perché comunque questo è un problema, atavico per noi donne. Uno deve scegliere la carriera, i figli, il lavoro, come lo gestisco, come lo faccio. Quindi l'idea di proporre gli asili nidi aziendali potrebbe essere sicuramente una proposta molto interessante. Come realizziamo gli obiettivi? Il fatto di aver deciso di togliere degli oneri di urbanizzazione, degli oneri dalle aree FALC, scusate, e di rigettarli sulla città costruita, anche questa è una scelta. Quindi questo mi fa presupporre che in realtà siamo, non presupporre, mi dà la certezza del fatto che in realtà siamo oggettivamente in una situazione di difficoltà, ma comunque, non si è smesso di lavorare, di progettare, cercando di trovare risorse, modi e metodi ovunque fosse possibile. Sono molto preoccupata, ma anche molto serena, per
Per esempio, per una delle robe che riguarda molto da vicino noi commercianti, l'aumento della TOSAP. Onestamente non mi basta il ragionamento fatto ieri sera anche dall'assessore Pini, è una tassa ferma dal 95. Questo purtroppo è una cosa che noi abbiamo su quasi tutte le nostre partite. Tanto è vero che l'una delle cose su cui mi sento di dissentire è che cos'è l'equità e come valutiamo l'equità. Che cos'è l'equità e come la valutiamo però sta anche nel fatto che questa deve essere una città che si deve in qualche modo allineare agli standard che hanno anche le altre città, che sono gli standard di servizio ma sono anche gli standard di quanto costano le cose. Perché non si può pensare di continuare, di dire non tagliamo i servizi, non togliamo questo, però potremmo fare anche i crei invernali, però potremmo fare anche un'altra roba e poi dire che la tariffa delle mense è passata da 0,75 a 1 euro e quindi abbiamo fatto chissà che cosa. E ancora, ricordo, è ancora a 1,50 euro in meno rispetto a tutti gli altri comuni. Quindi è stato fatto un passo in avanti, minimo 0,75 un euro, ma purtroppo noi nel tempo dovremo andarci ad adeguare con tutte le cose che fino ad oggi non sono state mai adeguate. Però non mi basta dire la tariffa della TOSAP era ferma dal 95, quindi questa è la giustificazione per aumentarla. Io quello che dirò con molta serenità è che purtroppo la situazione è questa e che tutti devono contribuire per il loro pezzo e di conseguenza anche noi a fatica, perché questi non sono momenti belli per nessuno di noi, ho già sentito commenti preoccupati di questo aumento che c'è stato, ma purtroppo ognuno di noi per il suo pezzo dovrà contribuire e ognuno di noi dovrà avere l'onestà di raccontare alla gente quello che è successo e perché siamo arrivati a questo punto. Poi possiamo anche dire che rispetto a Cinisello, Cologno, Bresso e compagnia cantante siamo indietro di 15 anni perché loro le tariffe ce le hanno già così da 15 anni. Ma non può essere una giustificazione, perché per chi si ritrova l'aumento del 50% lui vede l'aumento del 50%, non gliene frega niente che a Cinisello, a Cologno e a Bresso sia così da 15 anni. Bisogna spiegare e bisogna comunicare il fatto che comunque per poter migliorare, per poter avere e per poter continuare a dare, purtroppo o per fortuna, io per esempio sono una di quelle che pensa che i servizi per la misura in cui uno può contribuire vadano pagati, perché comunque funziona in questo modo su tutte le cose. Credo comunque, ringrazio gli assessori, il sindaco e tutti quanti noi, anche per il lavoro, anche l'opposizione, per il lavoro che abbiamo fatto durante le commissioni, comunque ci siamo confrontati, abbiamo lavorato insieme, continueremo a lavorare insieme poi sul tema di fondazione, ne abbiamo tantissimi in questo momento sul banco. Mi piace molto il confronto che stiamo avendo stasera perché credo che sia un modo per poterci aiutare a fare, perché la situazione debitoria che noi abbiamo trovato e le scelte che abbiamo fatto non avrebbe avuto senso se ci avessero tenuto fermi per 4 anni. Allora a questo punto sì, uno sceglieva il commissariamento, perché un'amministrazione non si prende la briga di prendersi una responsabilità come quella che ha preso e poi dire vabbè però mo mi siedo e aspettiamo che passi la tempesta. Se uno decide di affrontare la tempesta, nel mentre deve continuare a lavorare, a costruire, a modificare, a farsi dire pure che non sono d'accordo per le scelte che si stanno facendo, a spiegare le ragioni. Io lo dico sempre anche con i miei colleghi, la cosa importante è avere le ragioni. Questo dovrebbe essere sempre nella vita, perché poi la pensiamo diversamente, ma io ti do le mie ragioni, tu mi porti le tue, ne possiamo parlare. Ma su questo, sul piano di rientro e sulle scelte che abbiamo fatto, c'è poco da ragionare. I debiti vanno pagati. Qualcuno li deve pagare e li pagheremo tutti quanti insieme. Sono molto soddisfatta, anche se c'è ancora tantissima strada da fare, perché condivido quello che ha detto la consigliera Di Pietro.
Bisogna poi che ci parliamo per capire come definiremo gli obiettivi che ci sono dentro nel DUP. Ma credo anche su questo tema che quasi tutti in giunta abbiano sempre dato dimostrazione di condivisione, magari non nei tempi, nei modi e nei metodi che un'opposizione, visto che ci sono stata, sempre si aspetterebbe, ma credo che comunque la discussione e la condivisione in qualche modo, anche quella dopo un anno e mezzo, sta cambiando un po' rotta. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rosa. Ha utilizzato 16 minuti e 20. Si è prenotato il consigliere Di Cristo. Prego, consigliere Di Cristo. Grazie, Presidente. Movimento 5 Stelle, avete 30 minuti di tempo. Sì, grazie. Beh, innanzitutto ringrazio, come hanno fatto già i colleghi che mi hanno preceduto, chi ha relazionato ieri sera, la Giunta, gli assessori e i presidenti e amministratori delle società partecipate. Stasera devo notare che quasi quasi mi sto preoccupando, perché questo clima collaborativo mi fa paura. Cioè, apprezzo le parole della consigliera Iosa, che ha rotto anche il ghiaccio nella maggioranza per fare l'intervento, ma anche quanto detto da consigliere Piano, quando ha detto gli amici 5 Stelle, la cosa inizia a preoccuparmi. Comunque, al di là delle battute, partirò con le mie considerazioni dagli interventi fatti dai presidenti, da alcuni dei presidenti delle società partecipate fatte ieri sera. Su Proaris, purtroppo ieri sera non ero presente, ma sono andato a vedermi, a sentirmi l'intervento oggi. Nulla da dire sul piano industriale, se non un appunto. Io devo fare la parte dell'opposizione, per cui questi aspetti quantomeno formali li devo sottolineare. Sarebbe carino, signor segretario, come le scrissi 15 giorni fa, visto che lei dovrebbe, e sicuramente lo fa anche con efficienza, come ha sempre fatto fino ad oggi, le avevo chiesto gentilmente, ma era già stato chiesto nell'ambito di un precedente consiglio, che purtroppo sul sito di Proaris, ma è un dettaglio, quindi non è, è a lato del bilancio di previsione 2019, ad oggi, anzi ad adesso, perché ho controllato 10 minuti fa, non è ancora dato di sapere chi è il presidente, quantomeno nel suo curriculum vita, e quali sono le caratteristiche per cui ricopre quella carica, che io assolutamente non metto in dubbio proprio perché non conosco, e soprattutto se è dovuto, visto che lo chiede l'amministrazione trasparente, ma su questo non sono sicuro, quanto costa alla collettività quella carica. Detto questo, sull'intervento nello specifico non ho niente da sottolineare su Proaris, però le rinnovo la richiesta che l'avevo fatto anche 15 giorni fa a garanzia proprio di una trasparenza nella pubblica amministrazione. Ecco, sull'intervento del dottor Cipriano Core, e qui devo sottolineare un aspetto. Ecco, in quest'aula sono state pesanti alcune affermazioni che ha fatto, che io ho colto sicuramente sul progetto dell'ipotetico nuovo termovalorizzatore, valorizzatore, lo si chiami come si vuole, lo faremo in un consiglio, che ci sarà un consiglio, sono fiducioso su questo, un consiglio comunale anche aperto magari sull'argomento specifico, non mi fermo, però su ragioni di opportunità di un paio di affermazioni che ha fatto ieri sera, devo dire che mi si è accapponata un po' la pelle. Nel senso che quanto sento dire dal presidente del Core, sicuramente io voglio dargli un'altra interpretazione, che ci viene a dire in quest'aula, finalmente a Sesto si fa la raccolta differenziata dell'umido. Cioè, veramente, io reputo che sia una questione proprio di scelta di termini e di momenti, perché sentire queste cose dal presidente del Core, quando per 20 anni ci hanno detto che l'umido era necessario per il funzionamento dell'inceneritore, per far capire la parabola, l'assurdo, è come se domani mattina il ministro Salvini si svegliasse e dicesse: meno male che in Italia hanno approvato lo ius soli. Cioè, mi sembra una cosa assurda questa cosa. Per cui la scelta delle posizioni
E bisogna stare attenti a quello che si dice, soprattutto perché poi dalle parole che ha detto ieri sera ci ha fatto intuire, e speriamo che non sia così, perché effettivamente non è stata ad oggi presentata un'alternativa al progetto ipotetico CapCore. È perché è una questione prevalentemente di costi e necessità di core. I scenari che ci ha prospettato non sono idilliaci. È vero che nel 2019 andiamo a concludere la rata del prestito, però è anche sì vero che rimane aperta la questione sul CIP 6. Ad oggi grava sulle teste dei sestesi oltre al piano di risanamento. Io già da ora dico, come dicemmo già in passato quando è emersa la questione, di qualcuno sarà questa responsabilità. Non è possibile che siano sempre i cittadini, e non è demagogia, che si devono far carico, e delle farmacie, e degli errori, delle interpretazioni. D'accordo che la materia era complessa e questo lo riconosciamo, però gli amministratori vengono anche pagati per svolgere appieno la loro mansione ed è prevista anche in quel compenso una dose di rischio che se sbagliano qualcuno se ne deve assumere la responsabilità. Ad oggi questo argomento ancora non è stato affrontato. Io su questa cosa chiudo l'inciso su questo argomento. Sono andato proprio a risentirmi le posizioni del Consiglio Comunale sul futuro del forno di incenerimento, su un consiglio chiesto congiuntamente da maggioranza e opposizione sul futuro del forno di incenerimento addirittura nel 2016. Dal 2016 ad oggi la situazione, per quanto riguarda la situazione debitoria che grava proprio con CIP 6, ancora non è stata affrontata se non a spot sporadici che a me personalmente fanno abbastanza paura. La relazione di Pelucca, su questo argomento non mi soffermo adesso perché ho presentato un ordine del giorno che non so se andremo a discutere questa sera o domani. Stigmatizzo solo ancora una volta la premessa con la quale ci sono stati inviati i documenti, la lettera di accompagnamento che hanno accompagnato il bilancio di Fondazione Pelucca, che sottolineato ancora una volta, giustamente, essendo fondazione di diritto privato, loro col comune di Sesto non c'entrano nulla. Per adesso anche io su questo argomento ho preparato un ordine del giorno, che dopo andrò a illustrare ai colleghi quando ne parleremo. Sicuramente ci serva da monito, e qui lo dico all'assessore Pizzocchera, attenzione a creare queste fondazioni che poi sfuggono dal controllo dell'amministrazione, perché questa è una fondazione su questa cosa a cui abbiamo conferito beni, abbiamo pagato giustamente per servizi erogati, ma abbiamo anche dato sovvenzioni. E oggi questi ci dicono chiaramente: noi non abbiamo nulla a che fare con il comune di Sesto San Giovanni. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Lo anticipai già in un consiglio comunale, per cui ci serva quantomeno da esperienza se fondazione deve essere la creazione della fondazione prossima per i servizi sociali, blindiamola nella maniera più totale, così che non ci ritroviamo poi tra 15 anni con amministratori diversi, ma chi si troverà? Si ritroverà nella stessa situazione. E su questo, ecco, poi anche qui una scelta di termine, non voglio tirare l'orecchio a nessuno, però sentir dire da un presidente di una fondazione che si occupa di sociale, mettere dentro delle famiglie, mettere dentro, nemmeno ai galeotti si usa più mettere dentro, magari si usa il termine ospitato, dovrebbe avere quantomeno una sensibilità maggiore proprio per l'argomento di cui tratta. Su alcune affermazioni che, ahimè, politicamente io non avrei fatto in quest'Aula relativamente a alcune necessità esplicitate da parte dell'assessore, da parte di questa amministrazione, mi riservo di affrontarle in separata sede per valutare eventuale da farsi su affermazioni che, a mio avviso, ma poi mi sbaglierò, sono anche di una certa gravità. Ringrazio l'assessore Magro per la relazione sui rifiuti, che ci ha spiegato perché i rifiuti aumentano a Sesto, per la questione soprattutto va a incidere la tariffa degli ingombranti. Sono contento che abbia
parlato di, dell'umido, della raccolta dell'umido. Io auspico su questo che noi abbiamo presentato, come lei ricorda, le abbiamo presentato un progetto di, proprio in un'ottica collaborativa che diceva la consigliera Iosa, abbiamo presentato un progetto di un qualcosa che sta avvenendo sul territorio spontaneamente in due condomini che sicuramente non risolvono la questione, siamo consapevoli, non risolvono la questione dei rifiuti, ma è un progetto pilota che è nato spontaneamente, autonomamente in due condomini sestesi, non lo sapeva probabilmente nemmeno la maggioranza, ma la informo stasera, dove questi due condomini si sono posti l'obiettivo dei rifiuti zero. Per cui che ne dica il dottor Cipriano, che ha voluto fare anche un intervento politico sul ministro dell'Ambiente, dove differire non vuol dire riciclare, qualcuno lo sta facendo autonomamente, forse dovrebbe preoccuparsi di più, ripeto, del CIP 6, di chi lo deve pagare, di chi non ha accantonato i fondi per le bonifiche, per ridare i territori eventualmente a Sesto. Detto questo, passo ad alcune precisazioni sul bilancio. Questo posso fare, ringrazio l'assessore Pini che ieri sera con le slide finalmente ha chiesto volutamente da noi in sede di capigruppo affinché anche i cittadini per una volta avessero chiaro il quadro di perché ci sono stati gli aumenti e dove sono state allocate più o meno risorse nel bilancio di previsione. Devo dire che l'assessore Pini mi ha stupito piacevolmente perché in alcune situazioni, nelle slide che presumo portino l'impronta dell'assessore, ha, a mio avviso, introdotto anche una chiave di politica di mestiere, no? Il messaggio subliminale che però vorrei su alcuni punti sfatare. Ecco, dove si dice a pagina 2, 14 milioni di debiti con i fornitori, però questa è una domanda che le faccio in precisazione, dove poi in sede di replica potrà rispondermi, questa è una domanda, non mi torna con l'accertamento fatto dagli uffici per i quattro trimestri del 2018, dove la media, quantomeno attestata e certificata dagli uffici, si aggira intorno ai 7 milioni, ma è un limite mio. Per cui vorrei capire i 14 milioni domani se in sede di replica mi dice dove, da cosa sono dovuti. Quando l'attestazione, ripeto, per i quattro periodi del 2018 si attestava intorno ai 7 milioni, se non vado errato. A pagina 3 c'è soltanto una cosa da dire, non è il debito per i prossimi 10 anni, ma se non vado errato per i prossimi 9 anni compreso, è solo una precisazione per il 2019. Tra altre cose non è un debito, è un fondo che dobbiamo accantonare e non dobbiamo spendere. È vero che in un'ottica di bilancio della pubblica amministrazione comunque ha un aggravio sulle tasche dei cittadini, perché noi quelle risorse dobbiamo chiederle e metterle da parte. Però ecco, questo è uno dei punti dove il messaggio subliminale, secondo me, forzatamente si è voluto far passare, al contrario di quello che è appena detto e che ho apprezzato la consigliera Iosa. A pagina 4, ma si vedeva anche dalla slide che io però non mi ritrovo, dove ha fatto vedere il grafico dell'andamento della spesa corrente, da 73-74 milioni di media di spesa corrente, quest'anno siamo arrivati a 80 milioni e mezzo, c'è un picco quest'anno e poi si andrà gradatamente, qui mi si corregga se sbaglio, si andrà gradatamente abbassando per i prossimi anni. Ecco, siccome questo bilancio è palesemente, come ha affermato qualcuno che mi ha preceduto, frutto del piano di risanamento che vi siete costruiti, non riesco a capire la congruenza con il picco che sale per quest'anno della spesa corrente. Questo mi risulta difficile da comprendere. A pagina 5, il fondo che... non sono tutte le pagine, la tranquillizzo già, assessore, non le ho fatto le pulci in tutte le pagine. A pagina 5 il fondo crediti di dubbia esigibilità mi sembra che si alzi sostanzialmente, venga aumentato sostanzialmente. Mi chiedo se a fronte di questo non era meglio
ipotizzare e progettare una lotta seria all'evasione. Se io alzo il fondo di credito di dubbia esigibilità, forse risulta più immediato il risultato. Forse attuare riforme di lotta all'evasione vera avrebbe permesso di abbassare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Spero che non sia frutto di questa scelta che ho appena illustrato, l'aumento del fondo. Ecco, a pagina 13, se ho fatto i compiti, magari sbagliando, ma ho fatto i compiti. Ecco, dove si dice, anche qui, lei l'ha sottolineato proprio ieri sera, l'IRPEF va da 0,6 a 0,8, quindi il massimo applicabile da parte dei comuni, ma d'altronde, riassumo brevemente quello del concetto che probabilmente ha voluto esprimere, ma che c'è scritto anche qua, in uso 80 comuni su 137, quasi a voler dire, vabbè, ci sono gli altri comuni che lo fanno, noi non siamo i primi e non siamo gli unici. Ecco, io capisco, ci sta nella logica delle parti, però estrapolare un dato in senso assoluto, senza sapere poi nello specifico cosa fanno gli altri 79 comuni che l'hanno applicato, è un po' pura campagna elettorale, perché magari in uno, ma non mi è dato a sapere, io non lo so, in uno di quei 79 comuni altri che applicano lo 0,8 massimo di IRPEF, magari hanno sparo a caso, hanno l'esenzione sulle mense. Lei mi dice di no, ma vorrei, cioè, visto che me l'ha così sottolineato, certo, lei l'ha fatto, io non ce l'ho il dato. Come a me ha scritto questa cosa, sarebbe stato bello avere perché nei comuni presi a confronto si hanno queste tariffe. Questo sarebbe stato un dato non opinabile. Scritto così diventa campagna elettorale, mi perdoni. La tassa di soggiorno, devo notare che a Sesto, chi va nel 4 Stelle per fortuna paga, via di Dio, ma era un'idea del PD che è stata bocciata solennemente, il piano di rientro. Certo, non si può fondare un piano di rientro solo sulla tassa di soggiorno, se letta in quest'ottica è vero, però alla fine bisogna avere l'onestà di dire una forza di opposizione a cui noi non avevamo aderito, per esempio, l'aveva già suggerita questa misura. Non poteva essere l'unica misura attuabile per attuare un piano di rientro. A pagina 25 c'è una cosa che mi dispiace che l'assessore D'Amico non ci sia questa sera, sicuramente impegnato in cose ben più importanti, dove la cancellazione della residenza di alcuni cittadini irreperibili schizza dal 2018, che si attesta intorno ai 271 cancellazioni, arriviamo per il 2019 previsto 1000 cancellazioni. Adesso, siccome chiaramente qua è scritta sopra, perché a pensare male si fa peccato, però ogni tanto ci si azzecca, questa cosa è ancora più sospetta quando leggo sopra: sanata l'anomalia sull'errata computazione degli utenti non più reperibili, anomalia che generava una minore entrata ed impattava con effetti negativi sul bilancio. Adesso non vorrei che la scelta di questa amministrazione sia, come purtroppo sta avvenendo, ma ne parleremo anche qui in un consiglio ad hoc, che uno degli obiettivi di questa amministrazione sia: cancelliamo ad esempio la residenza agli sfrattati, così abbassiamo la quota dei non reperibili e questo ci compensa e un po' gli effetti negativi che voi scrivete ci porta sul bilancio. Non vorrei che si facesse una caccia alle streghe per fini economici, utilitaristici, e questo sarebbe a nostro avviso abbastanza grave. Pagina 27, noto con piacere, perché prima qualcuno ha detto si potrebbe avere giustamente il commissariamento con l'aumento di tutte le tariffe. Certo, se è figlio del piano di risanamento bisogna rientrare. Dopo ci torno su questa cosa, di fatto sono poche le tariffe che non sono state ritoccate, perché la realtà è vera. Adesso faccio una battuta, ma solo gli stabilimenti balneari conviene aprire a Sesto, perché la Tari è l'unica che è rimasta a zero, per cui io consiglio a tutti i cittadini di aprire un bello stabilimento su Fiume Lambro, che sicuramente la Tari non la pagheranno, perché tutto il resto delle tariffe sono tutte in aumento e, tra altre cose, in percentuale anche non di poco, siamo intorno al 18-19% come media ponderale. A pagina 31, vado a concludere, abbiamo... Scusate,
Alcune considerazioni di minore entrata, ecco, mi fa paura dove la previsione del 2019, qui sì è la scelta politica, dove abbiamo come minor stanziamento, quindi un stanziamento in negativo, per l'istruzione e diritto allo studio, leggo, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturale. Abbiamo un aumento in sviluppo sostenibile, tutela, territorio e ambiente, per cui è chiara la mission politica di questa amministrazione, su cosa intende confrontarsi, e abbiamo in misura minore una diminuzione sui diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e su una voce che mi risulta difficile comprendere anche qui, sviluppo economico e competitività, che è una voce in diminuzione. Poi me la ritrovo però in aumento sul marketing promozionale, sulla pagina dopo, dove si fa la spesa corrente, dettaglio per settore, perché sentendo l'ottima illustrazione dell'assessore Torresani sul marketing territoriale, mi chiedo come si concili la spesa in diminuzione della pagina precedente, dove si parla di sviluppo economico e competitività, e poi si ha la voce in aumento sul marketing territoriale. Io pensavo, ma erroneamente, che le due voci corressero vicine e parallele. Una nota che mi dispiace che il sindaco non c'è, ma anche qui ho presentato il solito ordine del giorno che avevo detto, mi fa piacere, noto con piacere che il servizio staff del sindaco vada in diminuzione, solo un avviso, siccome poi va in aumento la parte delle risorse umane, non vorrei, e lo dico anche qui per prevenire meglio che curare, non vorrei che parte dello staff lo abbiate spostato sulle risorse umane, per cui abbiamo spostato il problema, soltanto per un'operazione di facciata. Sicuramente non sarà così, mi auguro che questo non sia in questa maniera. Anche su questa cosa ho preparato, come forse voi ben sapete, il mio ordine del giorno. Un appunto, assessore, per precisione, a pagina 33, concludo su questa parte, le prime due righe, non, la somma non fa 100 delle percentuali, tra il riscosso, la media dell'incasso e la media del mancato incasso dovrebbe far 100. Le prime due righe, cioè accertamenti IMU, avviso, accertamente violazioni e TASI, avviso, accertamento, fa circa il 98-99% rotto. Capisco che io voglio dirle, che mi rendo conto e voglio sperare sia solo un refuso inserito all'interno di, o qualora ci fosse un'altra spiegazione, sono io che non ho capito, però mi chiedo quale sia poi la terza voce che va a comporre queste righe. Ecco, la cosa che volevo passare politicamente, ho apprezzato veramente il discorso della consigliera Aiosa, infatti per questo mi preoccupo anche stasera, perché troppa serenità è sempre preoccupante, nasconde sempre qualcosa. Lei si è sforzata, ha fatto un discorso onesto di dire non potevamo fare altro, non ci siamo sedute, bisogna riconoscere, anche andando contro alcune posizioni di ieri sera di alcuni assessori che compongono la maggioranza. Ecco, io vorrei che venisse sottolineato questo discorso, perché non è pensabile di, per i prossimi tre anni, e quello dico soprattutto al sindaco che è bravissimo in marketing proprio della propria amministrazione, un pregio, che tutti gli aumenti di tariffe che si sono fatti, che ormai sono quasi al massimo, per cui rimane poco da aumentare su Sesto, sia colpa dei cattivoni che c'erano prima. Il messaggio politico è: noi abbiamo dovuto aumentare tutto perché prima sono stati cattivi, noi ci siamo stati costretti a aumentare tutto, secondo me anche in misura maggiore più del dovuto, ma su questo ci torneremo poi in sede dei prossimi bilanci, perché comunque qui è chiara una volontà dell'amministrazione legittima di voler perseguire quelli che erano tutti i fini e tutte le mission che si era imposta dall'inizio, ma che comunque comportano una seria tassazione su tutte le voci per i cittadini se stesi. E questo, ripeto, senza contare il fatto che i cittadini se stesi ancora non sanno e non abbiamo ancora computato, qualora non venga approvato il progetto del forno di incenerimento, come mi auguro, per vari motivi che poi affronteremo, che se non verrà approvato quel progetto si troveranno ancora a metà CIP 6, come ho già detto, a dover ridare, che si vanno ad aggiungere alla tassazione che è qui presente. Ecco, siccome questa maggioranza, come il consigliere Piano ha già anticipato, non ha nulla a che fare
non ha nessuna responsabilità su quella vicenda, perché all'epoca era l'opposizione. È però un discorso che va affrontato e sicuramente sarà impensabile che il territorio accetti supinamente, senza discutere tout court, un nuovo valorizzatore, inceneritore, chiamatelo come volete, per fini economici o di necessità. Perché questo sarebbe un messaggio veramente grave da far passare sul territorio, che spianerebbe e distruggerebbe quella che è la tutela della salute e la tutela dell'ambiente. Sicuramente non si può fare un mero discorso utilitaristico, però che bisogna che ci mettiamo intorno a un tavolo e iniziamo a affrontare la questione e anche gli scenari qualora, per qualche motivo, non andasse a buon fine il progetto di CAP Core. Sui due ordini del giorno è concluso, Presidente. Quando andremo a illustrare gli ordini del giorno sarò più puntuale e preciso per l'illustrazione degli stessi. Grazie. Ho utilizzato 24 minuti e 43, consigliere. Do la parola al consigliere Attanasio. Grazie Presidente, buonasera ai cittadini. Caro consigliere Tigristo, ce l'ho anch'io le slide, poi ognuno le interpreta come uno vuole, in base alla scelta politica che uno fa. Comunque siamo arrivati al dunque, stasera andiamo ad approvare questo bilancio di previsione per il 2019, che per la corretta approvazione ecco che entra in merito anche il DUP, no? Che questo famoso strumento che detta le linee politiche dell'attuale amministrazione. Comunque io ieri ho ascoltato con attenzione i vari programmi presentati dagli assessori e voglio ringraziare tutti per il lavoro svolto in questi mesi, dal sindaco ai tecnici, in particolar modo all'assessore Nicoletta Pini, che è una degna rappresentante, lo ripeto, è una degna rappresentante della lista di Stefano Sindaco. L'unica donna che in questo momento è stata votata dai cittadini. In questo periodo comunque siamo stati uniti, coesi, gettando il cuore oltre l'ostacolo per amore verso la nostra città. È l'unico modo. Comunque è importante questo bilancio, sarà questa un'importante prova per misurare la compattezza della maggioranza del centrodestra. Visto le ultime vicende che hanno contrassegnato il quadro politico della passata amministrazione, che non si parla bene assolutamente, anzi. Dopo aver comunque deliberato il piano di rientro, attuando, ve lo ricordo, l'articolo 243 bis, che è stata una scelta politica per noi giusta per scongiurare il dissesto finanziario che avrebbe portato immensi sacrifici. Abbiamo avuto la possibilità di spalmare in più anni il debito che ci ha lasciato appunto la vecchia amministrazione, con le solite inadeguate scelte politiche, e lo dico con serenità, contro i cittadini, perché le loro scelte erano contro i cittadini. Loro pensavano di far bene, ma erano contro i cittadini. Vediamo attualmente come. Vi ricordiamo i 21 milioni e mezzo, che poi sono passati a 26 per non aver messo i bilanci, 4 milioni e mezzo,
per il prolungamento della metropolitana, caro Di Cristo, caro consigliere Di Cristo, i 14 milioni di debiti, erano 7, nei confronti dei fornitori che per nostra fortuna sono passati a 5 milioni. Anzi, ieri il sindaco mi ha parlato anche di 4 milioni, grazie all'obbligata vendita delle farmacie. Quindi spalmando in più anni, che la cifra che noi pagheremo tutti i cittadini, tutti i cittadini pagheranno 1.300.000 euro all'anno per 10 anni, per poi diminuire a 189.000 euro all'anno fino al 2044. Io adesso ho 64 anni e ho un debito, grazie alla vecchia amministrazione, fino a 90 anni. Io ho un debito fino a 90 anni, noi tutti. Mettiamocelo in testa. Insomma, caro consigliere Di Cristo, io la interpreto così. La consigliera Iosa la interpreta in un altro modo. Sicuramente da inizio mandato il lavoro sul bilancio è stato complicato, ma finalmente stiamo uscendo da una situazione complessa ereditata sempre da chi ci è seduto davanti a noi. Come noto, molto brava a complicare la vita a tutti. Mi dica, caro sindaco, tutto a posto? Posso? La consigliera Chittò non c'è. C'è, insomma, c'è la Perego. Buonasera. No, perché io giro ogni angolo della città, io parlo con i cittadini e i cittadini vogliono che voi... Aspettano, i cittadini aspettano le vostre scuse in primis e poi le conseguenti dimissioni. Lo dico ufficialmente, non è che lo dico io, lo dicono i cittadini. Non lo dico io, cara Pagano, ridiamo insieme, ci facciamo anche una briscola e ridiamo. Siamo così. Comunque vedo anche dalle slide che il bilancio di previsione prevede per il 2019 80,5 milioni la parte corrente, 21,5 per la parte di conto capitale, e poi evidenzi una diminuzione delle spese correnti fino a 79 milioni nell'anno nel 2021. Quindi si sta lavorando in modo da contenere la spesa corrente, mantenendo inefficienza la struttura comunale senza chiudere i servizi. È quello che noi ci siamo sempre pensati. Che è molto importante, che il sindaco poi, cos'è che dice sempre? Sgonfiando anche quelle entrate fittizie, sempre e comunque insomma, targate PD. Ormai è sempre quella roba che hanno procurato danni non poco all'ente. Comunque è volontà di questa amministrazione mettere in sicurezza l'ente risanando i conti del Comune. Lo facciamo con serenità e responsabilità, realizzando i necessari risparmi tra settori con la certezza di alleggerire i costi per i cittadini se stessi ed evitando di incidere negativamente sui servizi. Già, come già detto il sindaco in precedenza, che ha segnalato le varie importanti operazioni. Ricordate il carro ponte, la Villa Zorro, la Villa Puccelli Guerra, la casa albergo, da 200 euro, una cosa incredibile. L'emergenza abitativa che non esiste, che secondo me non è mai esistita. Non è mai esistita. C'è l'emergenza abitativa per i furbi e furbasti. E me ne sto rendendo conto in questo periodo, che sono in primis andare a controllare. Va bene? Come ci ha detto l'assessore D'Amico, che lo ringrazio, c'è stato un risparmio, ci sarà risparmio di 1.200.000 euro assegnando le case rispettando le regole
vigenti. Inoltre poi c'è stato un risparmio di 700.000 euro per risparmi sul personale, per la mancata sostituzione dei dirigenti e le riduzioni delle PO. Ricordo ancora i risparmi sul parco auto per circa 120.000 euro. Altro che il sindaco, la nuova auto blu e gli altri. Incredibile. Con questo voglio dire, cos'è che voglio dire? Che dopo questo previsionale di bilancio si dovrebbe lavorare con più serenità. Caro sindaco, lavoriamo con più serenità. Cittadini e commercianti vogliono vedere i risultati, però, attenzione, vogliono vedere i risultati. Vogliono vedere, lo ripeto e urlo anche per questo, caro sindaco, cari consiglieri della maggioranza, ve lo dico proprio apertamente a tutti e anche ai cittadini, che loro sono in primis, vogliono vedere una città bella, ordinata e sicura, marciapiedi e strade asfaltate e verde curato. Io ogni tanto faccio delle segnalazioni. L'albero che è caduto ieri, caro sindaco, l'avevo già segnalato. E ho segnalato anche nello stesso luogo, ci sono altri 3-4 alberi da abbattere, uno di fronte che sta, la prossima ondata di vento cade. E ve lo dico chiaro e ve lo dico con serenità. Allora, caro assessore Torresani, in pratica lei delle risposte me l'ha già dato ieri e sono veramente contento. Però i cittadini, i commercianti, il negozio del vicinato, vogliono progetti di sviluppo commerciale in grado da far fiorire le loro attività. E non solo nel centro della città, ma sull'intero territorio comunale, dove ci sono quartieri e cittadini che aspettano un salto di qualità definitivo. Quindi dobbiamo arrivare, secondo me, a fine mandato, avendo realizzato il 100% il nostro programma, come promesso in campagna elettorale. Siamo sulla buona strada, ma possiamo e dobbiamo dare ancora di più. Poi, per quanto riguarda il PEMA, che è una cosa che a noi della lista di Stefani, a tutta la maggioranza, ci sta molto a cuore, iniziamo subito a eliminare queste barriere. E lì è proprio una cosa bellissima. Il PEMA, carissima opposizione, vuol dire piano, eliminazione, barriere architettoniche. No, perché è tanti anni, sono 72 anni, non l'hanno mai attuato, allora ecco che forse, caro consigliere, recupero, glielo diciamo, che cosa vuol dire? Che è meglio. Bene, comunque vedo con piacere che l'indebitamento, insomma, caro consigliere Di Cristo, l'indebitamento è scritto anche sulla slide che ci ha fatto la nostra assessore Pini, l'indebitamento complessivo si riduce a 2,5 milioni per il 2019. Tra le altre, poi, la nuova adozione del parco triennale delle opere pubbliche. Caro assessore La Miranda, questo è suo. E anche l'assessore Torresani, no? Con la nuova creazione dei nuovi occhi. Scusi, rifacimento della via Picardi coperto con gli incassi dalle tasse di soggiorno, la riqualificazione del villaggio Farc, per cui sono state stanziate 700.000 euro, che già questo progetto è stato presentato al comitato, no? E proprio l'altro ieri forse abbiamo avuto l'incontro, no? che è in via definitiva. La riqualificazione quartiere Parco delle Torri di Cascinagatti, per cui sono stati stanziati
inizialmente i 4 milioni di euro provenienti dal Ministero, ma con un costo complessivo sappiamo che è di 10 milioni e 300 mila euro. Un progetto, anche questo, che verrà presto presentato al Comitato di Cascina Gatti. La ristrutturazione degli istituti scolastici, che da anni aspettano una vera ed efficace manutenzione. Comunque poi, vabbè, la mia disponibilità c'è sempre, perché sapete che io giro anche per le scuole, vado sempre a fare sopra un po'. Ci sarà sempre la sicurezza per i nostri piccoli. Ricordo anche la pensilina di via Marzabotto, i salvapedoni in altre zone della città. E questo è importante per me, perché mi collego anche a quello che ho detto prima, verrà rivista la somma a rialzo per la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi e tanto altro in cantiere. Insomma, una città che per anni ha atteso le persone giuste al posto giusto, finalmente è stata accontentata. Dopo decenni di immobilismo urbanistico e manutentivo, si è rimessa in moto la città, si è rimessa a correre verso un futuro di speranza e di fiducia. Caro consigliere Leo, cara consigliera Perego, in poche parole, un assetto migliore. Grazie. Grazie a lei, consigliere Attanasio. Adesso se aspetta glielo dico. Chiudo il minuti. Microfono gentilmente. Grazie. Adesso glielo dico. Con calma. Ha utilizzato 15 minuti e 09. Do la parola al consigliere Molteni. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Mi hanno insegnato che se non si ha nulla di originale da dire, forse è meglio stare zitti, ma mi hanno spiegato che in politica non funziona così, perché sennò si corre il rischio di sembrare uno che non ha idee o non ha nulla da dire. Però vi assicuro che non ho nessuna intenzione di fare da cassa di ridondanza tutto quello che è stato detto fino adesso, ma un paio di sottolineature mi sento in dovere di farle. Allora, in prima battuta ringrazio veramente tutti quelli che stanno lavorando in questo senso. Il lavoro è pesante, io non mi aspettavo nemmeno ai tempi che furono la mole e la quantità di lavoro che avremmo trovato da svolgere. Tutti, a tutti i livelli, si stanno impegnando tantissimo, questo lo vivo ormai quotidianamente nelle commissioni, nelle riunioni di maggioranza, nelle telefonate, negli incontri con le persone che stanno lavorando per questo. E questo documento unico di programmazione, questo bilancio di previsione, tutto quello che è stato fatto, con luci ed ombre che siano, nella riprova. Potrà essere corposo, poteva essere più esiguo, non so, i pareri sono discordanti, ma è frutto di un grosso lavoro, di gente che ci sta mettendo anche la faccia. In questo senso volevo anche, appunto, sottolineare solo questi due aspetti che ho toccato direttamente con mano, che è quello del grosso lavoro che stiamo facendo, per esempio sul verde, che ringrazio l'assessore, adesso in questo momento non c'è, però che sta facendo i salti mortali con quello che ha a disposizione. E mi piace sottolineare e ringraziare chi ha recepito quello che era uno dei nostri, adesso qui mi devo ripetere perché il consigliere Attanasio l'ha già citato lui, il nostro grosso interesse sul PEBA. Era uno degli obiettivi che anche come Sesto nel Cuore, ma come tutta la componente civica aveva, e considerando le difficoltà economiche che ci attanagliano,
devo dire che con piacere vediamo, l'ha detto anche il consigliere Piano, vediamo che invece è contenuto nel bilancio di previsione, nel DUP, eccetera. E di questo non posso che essere, non grato, ma essere contento, perché è qualcosa di veramente tangibile. Per tutto il resto si sono già espressi valenti oratori, in funzione di quello che ho detto all'inizio, chiudo il mio intervento per il momento. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha utilizzato 3 minuti e 10. Consigliere Cozza, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io sarò breve, volevo solo esprimere l'apprezzamento per molte delle cose che sono state fatte e che sono state illustrate ieri sera dai vari assessori, la diminuzione dell'indebitamento, il fatto che siano stati pagati buona parte dei debiti arretrati fino agli anni 2016-2017, che non è tanto una questione finanziaria e di indebitamento e di stabilità dell'ente, non solo, ma come abbiamo già ricordato diverse volte, dietro a quei debiti non pagati c'erano imprese che avevano lavorato, fornitori che avevano fornito, famiglie da mantenere, e quindi è molto apprezzabile che siano stati finalmente pagati. La lotta all'evasione, altra cosa su cui c'è ancora molto, molto, molto lavoro da fare, ma è apprezzabile che questa amministrazione lo metta fra le priorità per sanare i parassiti che non vogliono pagare quello che è giusto. Ed è anche per questo, oltre che per errori che sono stati fatti, che la stabilità finanziaria dell'ente è stata messa in discussione. Altra cosa apprezzabile è stata tutta la pulizia sui cosiddetti crediti farlocchi o inesigibili, o come li vogliamo chiamare, che gonfiavano in modo improprio i bilanci, e sono stati molto ridimensionati. Ringrazio l'assessore D'Amico per due delle cose che sono state portate avanti, che ha ricordato ieri: più assegnazioni di case spendendo molti meno soldi, mi sembra che abbia detto 1,2 milioni in meno speso, con molte più case assegnate. Esprimo apprezzamento anche per il progetto della Fondazione che riguarda i nidi e la fascia di età 0-3, illustrato che dall'assessore Pizzocchera, che lo sta portando avanti, che è un modo per mantenere il grande patrimonio di professionalità e di competenza e di valore che è stato sviluppato da questa città negli anni passati, ma nel contempo renderlo più sostenibile, in modo che questo valore possa essere mantenuto nel tempo. Di nuovo ringrazio l'assessore D'Amico anche per il controllo del territorio, per il grande lavoro sulla sicurezza che viene fatto, la diminuzione degli incidenti e dei reati, soprattutto reati predatori e reati sulla sicurezza. Esprimo apprezzamento come cittadino, come consigliere, ma anche come persona e come padre, perché è una bella sensazione sapere che i nostri figli possono andare in giro più tranquilli e più sicuri nella città, e nel contempo, come molti sanno, abito a Milano, mi rammarico che invece amministrazioni come quella di Milano, e cito le parole dell'assessore D'Amico, se ne freghino di queste esigenze dei cittadini, tanto che Milano purtroppo è diventata ricettacolo di balordi, delinquenti e spacciatori di ogni genere, soprattutto in alcuni quartieri. E questo rende ancora più evidente la differenza e il contrasto con Sesto San Giovanni. Infine faccio miei gli apprezzamenti del collega Piano sul lavoro dell'assessore Torresani sul marketing territoriale, che darà il suo frutto nel tempo, lavoro non facile ma molto importante. E ringrazio anche il nostro sindaco, Forza Italia ringrazia il sindaco per l'abilità dimostrata nel riuscire, nonostante il pesante fardello ereditato dal passato, a liberare risorse e a recuperarle ovunque era possibile, da fondi, bandi regionali, da ogni altra fonte, per fare in modo di non chiudere i servizi. Infatti
già stato sottolineato da molti, che siamo riusciti, nonostante la situazione difficile, a non chiudere nessun servizio importante e anzi avviare importanti progetti e appalti di opere di cui questa città aveva bisogno. Quindi, in conclusione, anch'io chiudo qua il mio intervento. Forza Italia dà il pieno appoggio e sostegno alla Giunta, al Sindaco, ringraziandoli, e alla proposta di bilancio che è stata presentata. Grazie a tutti. Grazie a lei, consigliere Cozza. Ho utilizzato 5 minuti. Do la parola al consigliere Leo. Grazie, Presidente. Consigliere Leo, a disposizione 21 minuti. Sì, no, ovviamente non li consumerò tutti. 31 forse, Presidente? Vabbè. 14, voi avete a disposizione 35, perché se i consiglieri non sono presenti io non posso dare il 5. Noi abbiamo stabilito 20 minuti per il gruppo e 5 minuti per ogni consigliere. Se quindi il consigliere non c'è... C'è il cumulo, no? No, non c'è il cumulo. Come c'è, no? 20 minuti e il cumulo. E 5 minuti per ogni consigliere presente. Se il consigliere presente non inserisce la scheda, vuol dire che non c'è. Va bene. Allora sarò molto più breve, avevo intenzione di fare delle considerazioni più ampie, ma mi limiterò. Intanto buonasera a tutti, come già detto abbiamo ascoltato ieri sera le relazioni degli assessori e dei responsabili dei vari enti di cui il Comune partecipe. Devo dire che da alcuni esponenti della Giunta abbiamo ascoltato purtroppo la solita litania che sentiamo da tempo, che sicuramente ascolteremo fino alla fine di questa consigliatura. Apparentemente emerge un quadro che presenta un'amministrazione virtuosa che in tutti i settori si sta muovendo con impegno. Un impegno, una volontà e una oculatezza amministrativa, a sentir dire senza precedenti nel passato. Un passato però che dimostra a chi o fa finta, perché ha poca memoria, che la nostra città era conosciuta come grande polo industriale nazionale. Una città cresciuta forse senza una progettualità, senza una visione politica? Ovviamente non è così. Perché senza una progettualità, senza una visione politica, senza un impegno sociale, Sesto non sarebbe diventata quello che è, quella città che voi state amministrando e che ha avuto uno sviluppo urbano, demografico e sociale che ha portato Sesto a essere la quinta città della Lombardia, non solo come dato demografico, ma anche come importanza e come modello di sviluppo. Case, strade, strutture sportive, servizi sociali, servizi educativi sono stati per decenni il fiore all'occhiello della nostra città. Che cosa è cambiato quindi negli ultimi anni? È cambiato il quadro economico, generale e finanziario che ha colpito gli enti locali di tutta la nazione. Nonostante questa situazione, e quindi di un contesto completamente cambiato, le precedenti amministrazioni sono riuscite a mantenere i servizi in questa città senza penalizzare i cittadini e quindi gli utenti di questi. Anche il sindaco ieri sera ha ammesso che amministrare e gestire la nostra città è una cosa difficile e complessa. E ovviamente questa è una cosa che comprendiamo e conosciamo bene. Non si vede però quali grandi cose, a parte l'ordinaria amministrazione, e quale grande visione politica, se non il tentativo e obiettivo di esternalizzare i servizi utilizzando come grimaldello i servizi educativi. E di questo avremo sicuramente la possibilità, tra pochi giorni, di dibattere in quest'Aula, che di fatto al momento è il vero e unico progetto che ha una valenza e una visione politica chiara. Questa al momento è la vera strategia politica di questa amministrazione, che vuol sacrificare a poco tutto l'impianto dei servizi sociali e socioeducativi e quindi i cittadini per andare a recuperare risorse economiche per riposizionare dove serve di più per la visibilità elettorale. Un esempio via Picardi. Però volevo ricordare, visto che è arrivato l'assessore alla Miranda, che non c'è solo via Picardi, ci sono delle situazioni abbastanza imbarazzanti che vengono segnalate da anni,
Come le faccio un esempio molto, molto concreto, c'è un marciapiede assolutamente, come si dice, pericoloso, che ha bisogno di essere riparato, aggiustato, proprio davanti all'entrata dell'ASL di Via Oslavia numero 1. Sono anni che viene segnalato dai cittadini, non solo dai consiglieri comunali o dai politici di turno, viene segnalato con fotografie e con richieste che vengono inascoltate, però a Via Picardi là si possono mettere tutte le risorse che si vogliono. Beh, noi non siamo così ingenui di non aver capito questo giochino, di chi punta a mantenere solo la cadrega anche tra i membri di questo Consiglio, senza una visione politica da statista. Le relazioni che abbiamo sentito ieri sera non ci hanno convinto e soprattutto non abbiamo sentito la progettualità su temi importanti. Abbiamo sentito alcuni ripetere solo dei dati già sentiti, che sono stati fatti passare come grandi risultati o addirittura grandi obiettivi, come ad esempio i 270 DASPO, che possiamo chiamare in pratica una guerra ai carciofi e agli asparagi venduti nei mercati o una guerra ai venditori abusivi dei mezzanini delle stazioni metropolitane. E questo era uno dei vostri grandi obiettivi? Possiamo dire che sono un fallimento, perché nei mezzanini delle stazioni metropolitane li vediamo ancora. Quanti DASPO di questo tipo sono stati recepiti dalle istituzioni superiori? Mi dispiace che non c'è l'assessore alla partita questa sera. Sicuramente presenti sempre quando si tratta di tagliare nastri, di fare relazioni, ma non di ascoltare, per rispetto di questo Consiglio Comunale, i consiglieri comunali nelle loro repliche, nelle loro osservazioni. Possibile che uno di questi, ritornando ai DASPO, uno degli obiettivi politici è quanti ne faremo nel 2019? Questa è la grande politica, oserei dire proposta da professionisti della politica, che si afferma che l'emergenza abitativa, caro collega Attanasio, che adesso non c'è, in questa città non esiste, solo perché si cambiano i parametri e i criteri per accedere ad avere una casa. Le persone non si cancellano con un colpo di spugna. La povertà e i bisogni non si cancellano e si fanno sparire, come se non esistessero. Questo modo di fare politica, di non risolvere i problemi dicendo non è un problema mio, vuol dire fare solo i burocrati, non fare i politici. È come se a casa mia pulissi il pavimento nascondendo il tutto sotto il tappeto, per poi dire agli altri che la mia casa è pulita. Questo non è fare politica. I problemi delle persone si affrontano e si cerca di risolverli non nascondendosi dietro norme studiate per penalizzare chi è in difficoltà. Questo modo di fare politica, a mio avviso, è anticostituzionale. E lo dice l'articolo 3 che è appeso lì e che ve lo ripeto. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. È attaccato lì da un bel po' di anni. Quello che conta veramente, per qualcuno, è farsi un selfie in quest'Aula dopo essere intervenuto in questo Consiglio. Questa è grande politica, questa. Non abbiamo sentito grandi progetti e grandi novità, se non un attacco, e l'ha confermato anche adesso il consigliere Cozza, posso parlare diciamo anche per esperienza personale, facendo un lavoro che mi porta a contatto con i cittadini di Milano, io non sento dire quello che ho sentito dal consigliere Cozza, sento solo grandissimi apprezzamenti per Milano, non solo dai milanesi ma anche dai non milanesi. Vabbè. Quindi, se non attacco, grandi novità, se non un attacco al Comune di Milano da una parte politica che compone questa giunta. Citare Milano è palesemente un ordine strategico che viene dall'alto. Bisogna obbedire a qualche ministro o a qualche presidente a cui l'esistenza di un'amministrazione diversa che governa la seconda città italiana, già definita capitale morale per eccellenza, dà fastidio ai piani di governo e quindi di potere, cercando il potere assoluto di fare e disfare a proprio piacimento, senza contraddittorio e senza ostacoli.
Forse non essere nativi né residenti di questa città non aiuta ad avere cuore, non aiuta ad avere a cuore veramente questa città. Fare l'amministratore in questa città è solo un lavoro o un trampolino di lancio nel firmamento della politica italiana. Avrei altre cose da dire ovviamente, ma mi fermo qui per non togliere tempo alla collega. Grazie Presidente. Consigliere Leo, se ha qualcosa da aggiungere, lo aggiunga, non sarò certo io così burocrate fiscale per 2 minuti, non cambia assolutamente. È per precisare, abbiamo fatto degli accordi, gli accordi vanno rispettati, ma se deve finire un ragionamento ci mancherebbe altro. Non sarò certo io a proibirli 2 minuti o 1 minuto, sia chiaro questo concetto. Comunque ho utilizzato 8 minuti e 43. Consigliere Recupero, prego. Grazie Presidente. Lei ha a disposizione 14 minuti. La ringrazio, ma sono molto più breve, non c'è problema. Comunque grazie Presidente e buonasera a tutti. Questa sera, alla luce dell'approvazione dei bilanci di previsione, vorrei porre una seria riflessione per il futuro e per il bene della nostra città. Innanzitutto, ringraziando in primis l'assessore Pini, il sindaco, la giunta e tutti i tecnici che hanno lavorato per la stesura dello stesso. Vorrei in particolar modo fare un appello a tutte le forze politiche di opposizione affinché tengano un atteggiamento volto ad avere un confronto civile e concreto per contribuire al rilancio della nostra città. Purtroppo il punto di partenza è uno dei peggiori che avremmo potuto trovare e che con tanto spirito di sacrificio dobbiamo affrontare per metterci alle spalle il primo possibile. Non voglio ripetermi su un argomento ormai discusso dettagliatamente e ripetutamente nei mesi scorsi, sul quale anche la Corte dei Conti si è già espressa e che tutti ne siamo informati. Ora di fatto tocca a tutti noi dover intervenire e l'auspicio è che ci sia una collaborazione costruttiva anche e soprattutto da parte di quella stessa opposizione che ha portato la città di Sesto San Giovanni a questa situazione. L'obiettivo comune deve essere quello di fare tutto quanto necessario per garantire e migliorare la qualità dei servizi, il rilancio del commercio e dell'occupazione, cercando di gravare il meno possibile nelle tasche dei nostri concittadini. È un bilancio complesso che mette le previsioni di base per il prossimo triennio, accogliendo il piano di riequilibrio finanziario. Pertanto occorre intervenire su tutte quelle situazioni dove si sono riscontrate le anomalie più esagerate. Occorre mettere ordine su una serie di tariffe che molto probabilmente, per non dire sicuramente, sono state calcolate in modo completamente errato, tanto che hanno concorso anche loro a determinare l'ampio saldo negativo accertato. L'amministrazione è intervenuta con notevoli risparmi in diversi settori. Tra i risparmi si segnalano importanti azioni di efficientamento e razionalizzazione del patrimonio. Abbiamo completato la copertura della raccolta dell'umido, dove per anni il comune di Sesto San Giovanni è rimasto indietro rispetto ad altre città dell'Interland. Anche su questo argomento la precedente amministrazione non è stata in grado di iniziare e completare nel rispetto dei tempi che l'argomento stesso richiedeva. È stata inoltre sanata un'anomalia che alterava il quadro economico con l'errata computazione del numero degli utenti, non più reperibile sul territorio se stesse. Questa azione generava una sicura minore entrata che ricadeva sull'equilibrio del bilancio, generando un debito. Rispetto al 2017 è stato previsto un pur corretto adeguamento tariffario per far fronte ai maggiori costi rilevati nel corso dell'esercizio. Costi che derivano dal completamento del progetto di inserimento della raccolta differenziata relativa all'umida per tutta la città. Per qualche curiosa ragione il bando ereditato non ha valutato e prontamente previsto l'aumento eccessivo del servizio che in futuro ci sarebbe stato e che oggi ricade sulla testa di tutti noi. Non troviamo ad oggi una ragione valida che giustifichi un aggravio di costi esagerati che ci troviamo a sostenere. Non dimenticando che per 3 raccolte facevamo prima e 3 raccolte continuiamo a farne oggi. Eppure i costi sono aumentati in ragione di un appalto che per noi nuovi amministratori sono inviolabili. Sarà forse stato il fatto che tutto questo avrebbe richiesto scelte politiche, economiche coraggiose, che sotto elezione la precedente amministrazione non ha avuto il coraggio di intraprendere. Di fatto è stato fatto perdere altro tempo e denaro prezioso alla nostra città
di Sesto San Giovanni. Termino pertanto rinnovando il mio appello all'opposizione di tenere un comportamento costruttivo, sicuramente di opposizione, ma utile, ricordando che determinate responsabilità gravano e graveranno per decenni sulle vostre spalle. Evitiamo pertanto strumentalizzazioni inutili e la diffusione di notizie false, come quella sull'esternizzazione degli asili nido e soprattutto con modi sconcertanti, per non dire altro, ormai sotto gli occhi di tutti noi e soprattutto sotto gli occhi del Grande Fratello. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a lei, consigliere. Ha utilizzato 4 minuti e 31. Consigliere Lanzoni, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma non è che devo fare tanti discorsi, perché comunque, come diceva il mio collega Molteni, non mi ripeto. Era semplicemente una notazione che mi è venuta spontanea quando sentivo parlare il consigliere Leo, e non posso esimermi da esternalizzarla. Nel senso che il consigliere Leo si lamenta che quando parla non c'erano gli assessori in aula, eccetera, e poi ovviamente appena finito di parlare è uscito dall'aula, quindi un appunto. Ma indipendentemente da questo, quando lei con tanta foga fa presente di un marciapiede che è disastrato, come se noi avessimo la bacchetta magica per risolvere il problema della città che ci siamo trovati, nella situazione che ci siamo trovati, non posso stare zitto. Nel senso che, se vuole, le porto un pacco dal 2012 di segnalazioni di marciapiedi rotti e neanche di risposte avute. Ricordo semplicemente che se questa amministrazione dice che non ascolta i cittadini, abbiamo creato anche un'app apposita per ricevere le segnalazioni e per poter cercare di dare seguito. Comunque un'attenzione verso l'ascolto della città e dei cittadini, forse questa amministrazione lo ha, cosa che forse la precedente amministrazione non aveva. Che poi in questa situazione si pretenda adesso che da questa parte, nella situazione nella quale ci troviamo, abbiamo in mano la bacchetta magica e dobbiamo risolvere tutti i problemi, come se la colpa di non essere reattivi al 100% su tutto è solo nostra, francamente stare zitto non riesco, e quindi glielo dovevo dire. Forse la polvere sotto il tappeto non la mettiamo noi, la polvere sotto il tappeto con tutto quello che è venuto fuori l'ha messa qualcun altro, ok? Questo è chiaro, perché adesso sentirle tutte va bene, ma anche essere presi in giro forse no. Grazie. Consigliere Lanzoni ha utilizzato 2 minuti e 04. Non ci sono altri interventi? Buttate un dado, dai, buttate un dado. Non è un problema. D'altronde prima le signore, no? Allora, consigliera Perego, lei ha a disposizione 12 minuti e 37. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io il sindaco e gli assessori per l'illustrazione ieri delle scelte politiche alla base del bilancio previsionale. Mi corre l'obbligo un'osservazione prima di qualche considerazione rispetto a questo bilancio, e l'osservazione che ci troviamo di fronte a un bilancio di previsione che, ahimè, al momento ha delle fondamenta purtroppo del tutto ipotetiche ancora. Perché? Perché è un bilancio di previsione che contempla un piano di rientro in 10 anni, su cui siamo ancora in attesa del parere della Corte dei Conti, e il fatto che il piano di rientro fosse in 10 anni era a seguito appunto della valutazione di un presunto debito fuori bilancio rispetto al quale i revisori dei conti non hanno ancora espresso sul
debito, sul debito fare il bilancio parere favorevole, lo vedremo poi in sede di ricognizione dei debiti fuori bilancio, delibera che passa dal Consiglio. Quindi vedete che le variabili in gioco sono tante e quindi corre l'obbligo comunque precisare che il bilancio che stiamo affrontando e che stiamo discutendo oggi, che stiamo discutendo questa sera, ha delle fondamenta appunto ipotetico. Alcune considerazioni. Le prime sono considerazioni scomode, però sono considerazioni d'obbligo. È un bilancio che, lo sappiamo tutti, poi entrerò nel merito perché prevedo già anche l'obiezione, è una vera e propria stangata, come ha detto il collega Di Cristo prima, nel senso che tocca davvero tutte le leve fiscali che potevano essere toccate. Consideriamo per un attimo valido tutto il discorso del piano di rientro, ammesso e non concesso, però va fatta una distinzione, va detta una cosa: voi scegliete di aumentare, cioè ci troviamo di fronte a un paradosso, vengono aumentate le tasse in maniera maggiore di quella necessaria al piano di rientro, e il paradosso è però che a fronte dell'aumento delle tasse non cresce l'offerta di servizi in città, per cui le condizioni della città non migliorano. Cosa vuol dire che aumentano le tasse in misura maggiore rispetto a quello necessario nel piano di rientro? Ve lo dico subito, va distinto ciò che serve nel piano di rientro e ciò che invece avete scelto o di quanto avete scelto di aumentare. Sull'IRPEF nulla da dire, nel senso che no, nulla da dire, l'abbiamo già detto, avete scelto di aumentare, appunto di portarla all'aliquota massima, 2 milioni e 8 in più nel piano di rientro, 2 milioni e 8 in più a bilancio. Mi permetto solo di dissentire con l'affermazione che ha fatto ieri l'assessore Pini nell'illustrazione, quando ci diceva non abbiamo voluto toccare i redditi più fragili, per cui abbiamo mantenuto l'esenzione a 15.000 euro. Dire che i redditi di 16, 17, 18 non siano redditi fragili forse significa non avere idea di, delle condizioni in cui vive il cittadino sestese oggi. Io credo che ci sia un po' su questo di tracotanza o di distacco dalla realtà. La tracotanza di chi magari in una posizione più fortunata si può permettere di dire, è già successo in quest'aula consigliare, vabbè sono 40 euro in più all'anno, vabbè la mensa sono 30 euro in più all'anno, 40 euro in più, 30 euro in più, ma soprattutto credo che nessuno di noi, indipendentemente dalla condizione in cui si trova, abbia e possa avere il diritto di giudicare quello che per un'altra persona può essere uno sforzo più o meno grande. La TOSAP, nel piano di rientro ci sono previsti 130.000 euro, a bilancio 200.000. L'ICP, nel piano di rientro ci sono previsti 300.000 euro, a bilancio oltre 500.000. Quindi vedete che in realtà l'aumento va ben oltre il necessario del, appunto, previsto nel piano di rientro. Sull'imposta di soggiorno nulla da dire, nel senso che ormai è diventata la favola di quest'aula consigliare. Fa un po' ridere forse il fatto che sia per la tassa di soggiorno, che viene destinata per un progetto sicuramente interessante, con la riqualificazione di una parte di città importante come via Picardi e la zona Rondinella, però nulla da dire, però fa un po' ridere il fatto che per giustificare l'aumento della tassa di soggiorno si dica a supporto del piano di rientro, cioè quelle voci che avete scelto del tutto legittimamente di aumentare per fare altro, avete cercato comunque di inserirle sotto il cappello del piano di rientro, dicendo variazione a supporto del piano di rientro. A supporto vuol dire tutto e niente, vuol dire variazione che abbiamo scelto di fare indipendentemente dal piano di rientro. Ieri sera abbiamo sentito un elogio della diminuzione della spesa fatto dall'assessore Pini. Bene, certo, il contenimento della spesa pubblica, credo che però sia importante anche dire come avviene questo contenimento della spesa pubblica, perché se il contenimento della spesa pubblica significa tagliare servizi,
ma allora forse su questo siamo capaci tutti. Non parlo adesso dei servizi educativi, porto altri due esempi. Tutti i contributi economici che venivano erogati a persone in situazioni di difficoltà sono stati praticamente annullati. Come dire anche che non esiste in questa città l'emergenza abitativa, forse significa davvero non avere idea di come funzioni e di come siano le cose in città. Mi spiace che non ci sia l'assessore D'Amico, gliel'avrei detto, si vede che non è un assessore sestese e si vede che forse passa troppo tempo in Russia, più tempo in Russia di quello che dovrebbe passare a Sesto San Giovanni, nel momento in cui dice che non c'è emergenza abitativa. Tagliare la spesa è facile farlo se non si assume più personale. Peccato che non assumere personale significa avere anche delle ricadute pesanti e pesantissime sui servizi. Facile tagliare la spesa o contenere la spesa se si azzerano dei progetti importanti e fondamentali nelle scuole, come ad esempio gli orti che venivano ricordati prima dalla consigliera Di Pietro, oppure anche un'iniziativa cittadina ormai storica come Sesto Gioca, per la quale il Comune non ha confermato il contributo economico. Quindi bene il contenimento della spesa, la domanda è come si sceglie di contenere la spesa. Terzo punto che mi premeva toccare riguardano alcune considerazioni sull'urbanistica, con però insomma, l'obiettivo di poterci confrontare quanto prima con l'assessore in una commissione che è stata appunto già garantita in un consiglio comunale che, ribadisco, abbiamo i numeri e pretendiamo che venga fatto nei tempi stabiliti appunto dal regolamento del consiglio comunale. Non condividiamo l'atteggiamento rilassato di questa amministrazione sul destino delle aree falche. Avete un atteggiamento rilassato che non è assolutamente giustificato dalla situazione. A parte che io ringrazio, a proposito, ringrazio l'assessore perché mi ha risposto veramente in tempi rapidissimi a una mia richiesta che mi serviva per alcune riflessioni per questa sera, e la ringrazio perché devo dire che anche a fronte di altre richieste simili ad altri assessori, in lei ho trovato una risposta assolutamente cordiale e attenta comunque all'interlocutore. Quindi è un ringraziamento sincero questo. L'assessore conferma appunto che gli oneri che vengono messi a bilancio vengono messi solo basandosi sullo storico. Bene, allora io volevo capire, questo magari domani in sede anche di risposta me lo potrà dire assessore, come mai nel DUP si prevedono, si dice che nel 2020 ci saranno, vado a memoria, spero di ricordare, 35 milioni di oneri, 42 milioni nel 2021, poi però a bilancio di questo non abbiamo assolutamente traccia. Allora, un conto è fare l'annuncite, un conto è governare. Seconda cosa, perché non condividiamo l'atteggiamento rilassato sulle falche? Perché col cambio di proprietà, se dovesse cambiare il progetto, le entrate rimangono le stesse. E cosa succede se avviene il tanto temuto spezzatino? Utilizzo il termine spezzatino perché è quello che hanno utilizzato la stampa e hanno utilizzato i giornali. Che fine fanno le obbligazioni giuridiche degli oneri? Da chi saranno ereditate? Ecco, credo che anche queste domande meritino una risposta, perché ovviamente riguardano il futuro di una parte importante di città. Ultima considerazione. Nel momento in cui presentate il bilancio, mi sembra un po' che soffriate di memoria selettiva, nel senso che scegliate di ricordare solo alcune cose: piano di rientro, buco di bilancio, come lo chiamate voi, disavanzo tecnico, tutto questo. Ma direi che avete citato, senza però mai dire da dove avessero origine, tutta una serie di elementi che avete citato, che vi siete intestati come grandi risultati, ma che affondano radici in un passato un po' più lontano di 2 anni. Ne cito alcune, tanto gli assessori sanno ciò di cui parlo e anche i consiglieri di maggioranza. Il bando Attract, di cui ha parlato l'assessore Torresani, la ristrutturazione della scuola Don Milani. Ho
sentito parlare ieri per la prima volta in Consiglio Comunale, ma ho visto anche che è stato pubblicizzato l'evento iniziale del progetto dei nonni Hauser, in collaborazione con Hauser, bando a cui si era partecipato ben oltre 2 anni fa e che era stato progettato ancora dai servizi educativi nella passata amministrazione, fino a, negli interventi prima, ho sentito un grande orgoglio rispetto a questo finanziamento paraministeriale di 4 milioni di euro sul Parco delle Torri. Bene, vale la pena ricordare che quel finanziamento paraministeriale del Parco delle Torri di 4 milioni di euro risale ai contratti di quartiere di ben 2 giunte fa. L'accordo transattivo B&B, anzi su quello direi vi siete persi via 200.000 euro nel concludere questo accordo transattivo, gli oneri di Casiraghi 422. Beh, insomma, mi sembra che di entrate che arrivano dal passato ce ne siano, e ce ne siano anche non poche. Per cui, memoria selettiva, se dobbiamo ricordare continuamente alcune cose del passato, io credo che per onestà intellettuale vadano anche dette le cose buone di cui voi traete giustamente tutti i vantaggi, perché fa parte della democrazia. Chi governa prende oneri e onori del governo di quel momento, però nel prendere oneri e onori, nell'assumersi oneri e onori, ci vuole anche l'onestà intellettuale di riconoscere i meriti, se ci sono stati, ma in questo caso i numeri che avete messo a bilancio su queste partite lo dicono, di chi vi ha preceduto. Ecco, io ci tenevo a mettere a fuoco queste cose. Credo che alcune scelte, ancora una volta, siano state fatte senza il coraggio di assumersi la responsabilità di dire lo stiamo facendo. Grazie, consigliera Perego. Do la parola al consigliere Pogliani. Grazie Presidente, buonasera a tutti. 13 minuti e 80 a sua disposizione. Sì, grazie. Bastano e avanzano. Allora, avevo preparato un intervento sostanzialmente di elogio rispetto al lavoro fatto, di ringraziamento agli assessori, agli uffici, per tutto quanto è stato spiegato ieri sera. Fa specie che non sia stato colto propriamente da tutti, soprattutto in questi ultimi interventi. Nella prima parte del Consiglio sono stati ripresi i grossi progetti illustrati e portati avanti con fatica, con rischio, nel senso che il progetto, per esempio, sul ciclo tecnologico dei rifiuti è un progetto che sì pone grandi rischi, però è una cosa che fa del bene alla città. Chi lo segue ci mette la faccia su questa cosa, così come la gestione di alcuni servizi di welfare tramite fondazione. Queste sono, come dire, cose che agli occhi di tutti, forse non del consigliere Leo che ha citato, che non si è accorto, che non abbia sentito questi grandi progetti, forse è stato un po' disattento nella giornata di ieri. Ora, in ogni caso, il mio intervento è finalizzato a puntualizzare dei punti che stanno a cuore, e che possono, con questo bilancio, essere indirizzati in maniera davvero concreta e non come spot, come è stato detto. Infatti, la nostra città ha bisogno di questo, cioè di ricominciare, o meglio, di iniziare a pensare in grande come nucleo essenziale allo sviluppo del contesto metropolitano in cui è inserita. Per troppi anni questa città ha pensato al suo piccolo problema, non guardando che stava in un contesto che ormai è minimamente metropolitano, ma per quanto riguarda certi aspetti, tipo l'aspetto di impresa, l'aspetto di marketing, è sin anche globale. Il contesto della città metropolitana di Milano, Milano è una città globale. Le aziende multinazionali che ci lavorano sono città globali, sono aziende che lavorano globalmente.
porto poi più avanti degli esempi. Questo è possibile attraverso non solo il risanamento e una buona amministrazione, tipo corretta applicazione dei principi contabili che dovrebbe essere la base, ma non sto qua a ripetere altri interventi, ma soprattutto mettendo in campo professionalità necessarie, scevre da forti vincoli che per molto tempo hanno completamente bloccato ogni iniziativa. È un percorso iniziato con l'approvazione del piano di risanamento dell'ente, che passa attraverso la corretta allocazione delle poste. Forse questo punto non è chiaro, qua mi rivolgo alla consigliera Perego, non sono chiari ancora il tema degli equilibri di bilancio, quindi non è chiaro cosa è stato detto per il piano di rientro, quindi per mettere in equilibrio il bilancio. Non è chiaro forse che il contenimento della spesa deve essere strutturale per portare il bilancio in equilibrio. Non è chiaro che oltre alla restituzione del prestito per il piano di rientro c'è il contenimento della spesa e ci sono dei soldi da allocare tutti gli anni da parte dei cittadini e questi soldi provengono da quelle iniziative, tra cui l'aumento dell'IRPEF, l'aumento della TOSAP, eccetera, eccetera, che sono state messe in campo perché senza di quelle si consegnavano le chiavi di comune a un commissario. Ora, porto alcuni esempi per essere maggiormente concreto, che sono quelli su cui si è fondato come dire, le politiche di indirizzo di questo passaggio. Uno, la gestione dei servizi di welfare. È stato un percorso condotto dall'assessore Pizzocchera attraverso la proposta di un'istituzione di una fondazione pubblica, che è un modo lungimirante di ovviare a molteplici criticità derivanti dalla gestione diretta dei servizi educativi e sociali da parte dell'ente. Infatti, la gestione diretta di tale tipo di servizi ormai rappresenta una modalità non più attuale di lavorare, non più sostenibile, probabilmente più adatta a realtà provinciali, a realtà più piccole. Mi chiedo perché non sia stato fatto, me lo sono chiesto, perché non sia mai stato fatto questo passaggio, questa proposta. Lascio aperto alla domanda perché ricordo che la via verso cui era indirizzata la precedente amministrazione era la cessione tramite appalto di servizi. Allora, la cessione tramite appalto di servizi è una proposta che non è che sia sbagliata, può anche essere, ma è assolutamente insostenibile perché porta aggravio costi, porta molti rischi sulla qualità del servizio erogato e difficoltà del controllo, perché alla fine, come dicono gli americani, business is business, cioè se io affido al privato, il privato campa sul business e quindi deve guadagnarci. Punto numero due, la progettualità sul ciclo tecnologico dei rifiuti. Questo è un altro elemento rilevante e declina come sia possibile trovare soluzioni pratiche a un problema complesso che apparentemente parrebbe solo una mera questione economica o di contentini per un quartiere che ha pagato molti in termini di ambiente e di territorio. Ma un conto è commissionare un progetto, come era stato fatto, sì, dal passato, quindi noi l'abbiamo ereditato. Un conto è seguirlo questo progetto, perché dentro il progetto c'erano dentro, scusate la terminologia, delle stupidati enormi, delle cose che non fa più nessuno, perché sono disastrose per l'ambiente, sono disastrose per il quartiere, sono disastrose per la città, sono disastrose economicamente. Vi lascio dire che una grossa parte del progetto era dedicato al trattamento meccanico a freddo dei rifiuti, che è una cosa che, già detto in questa sala, in questa aula, non si fa più da nessuna parte, lo fanno forse solo a Roma, dove hanno solo discariche. E hanno avuto anche qualche problemino recentemente su questo trattamento meccanico a freddo. Poi, terzo, e vado a accelerare un attimo, è la progettualità sui quartieri, dove i cittadini necessitano di vedere una vicinanza con l'amministrazione, ma soprattutto una proposta che abbia un filo conduttore. Il filo conduttore è il proposto PGT,
e insieme al piano triennale delle opere pubbliche. Non si tratta di sistemare un'aiuola a marciapiede, come è stato detto, in corrispondenza di un'entrata pubblica o delle buche, ma pensare a una riqualifica zona per zona, edificio per edificio, che tenga conto delle priorità, scuole, spazi di aggregazione, sicurezza. Si tratta di attrarre investimenti per ridare servizi tolti dalla mala gestione e dalla mancata manutenzione. Vedi l'esempio piscine, centri sportivi, spazi di aggregazione. Ultimo, ma non ultimo, ma è il più importante, sono i grandi e i piccoli progetti di marketing territoriale, elogiati anche qua questa sera, non sono solo uno slogan, ma possono rendere realmente Sesto di nuovo attrattiva. Non più per le fabbriche però attrattiva, o non più per i servizi, come è stato detto in qualche, per alcuni tipi di servizi, come è stato detto in qualche consiglio comunale fa, Sesto è bella perché ci sono i servizi, ma per un nuovo tipo di vocazione, anche una vocazione turistica. Turistica, ricordo che non è solo la vacanza, ma turistica è anche una vocazione legata al lavoro, legata alle fiere, legata alla formazione universitaria, post-universitaria. Io sono contento che la consigliera Pagani abbia citato lo smart working, per non addetti al lavoro, quello che si chiamava il telelavoro, ma le aziende sono già avanti da smart working. Lo smart working è già passato, è il working smart. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, con questo apparecchio qua che si porta con una mano, che è un ufficio portatile, le aziende fanno lavorare in mezzo alla piazza, nel bar, piuttosto che fanno lavorare da casa, ma fanno lavorare anche appoggiati su un divano dietro l'aula su un consigliere, perché la tecnologia lo permette e le aziende su questo danno una libertà che gli crea più produttività. Per fare questa cosa è necessario un lavoro grosso con le aziende del territorio, che non è mai stato fatto. Abbiamo le multinazionali che sono sempre state lì abbandonate. Queste hanno bisogno di servizi, di tutto quello che il territorio gli può offrire per l'ecosistema in cui vivono i loro dipendenti, e sono centinaia e centinaia. Questo è il lavoro che sta facendo l'assessore Torresani con la sua mission di marketing territoriale. Con queste delibere noi vi dimostriamo che riusciamo a fare le cose anche senza avere denari, cioè pagando un piano di rientro, riducendo la spesa, eppure mettendo in campo tutte queste cose. Ogni piccolo segnale ha un senso se è innervato in un percorso di crescita, perché questa nostra città può essere grande. L'asticella non l'abbassiamo, anzi la adeguiamo a un contesto metropolitano di respiro internazionale. Grazie. Grazie consigliere Pogliaghi, do la parola al consigliere Bonomelli. Grazie. Consigliere ha 31 minuti a sua disposizione. Perfetto. Quanti minuti, presidente? 31. Sufficiente. Io volevo fare un intervento, ma lo devo un momentino modificare, perché devo all'inizio rispondere un po', sono stato citato dal consigliere Piano su quello che la consigliera Perego chiama la favola dell'imposta di soggiorno. Beh, le vorrei ricordare prima di tutto che tutte le favole hanno comunque una morale, e vediamo quale. Allora, in sede di commissione il consigliere Piano aveva detto che le imposte di soggiorno di Sesto San Giovanni erano superiori a quelle di Firenze e di Torino. Gli ho dimostrato con delle tavole prese naturalmente dai siti del comune che non era vero. Al che mi ha detto, ma bisogna fare l'equivalenza. Ecco, che cos'è l'equivalenza? L'equivalenza è l'eguaglianza tra due espressioni che usano un'unità di misura per la quale si cercano i valori da attribuire. Poi potremmo discutere a lungo sui valori. Ma quello che mi ha fatto specie è poi avere visto nel week, Sesto Week, il sabato scorso, una dichiarazione virgolettata
del consigliere Piano, che ve la leggo. Scusate, ma devo cambiare gli occhiali, se no. Allora, virgolettata dice: dormire a Sesto costerà più che a Firenze e Torino. Abbiamo già detto che non è vero. Ha fatto presente Alessandro Piano della Lista Popolare per Sesto, con l'unica differenza che noi non abbiamo avuto il Rinascimento. Mi sono saltato sulla sedia perché mi rifiuto di credere che la persona Piano intelligente abbia potuto fare un'affermazione di questo genere, anche perché a Milano ricorre il 500 anniversario della morte del maggiore esponente del Rinascimento, che è Leonardo da Vinci, e che per 20 anni ha vissuto e operato a Sesto. Ma dove sta la differenza? La differenza sta che nell'imposta di soggiorno, e qui non entro in un discorso culturale se la nuova generazione di turisti è Estremo Oriente, arabi, eccetera, eccetera, preferiscono visitare la Cappella del Brunelleschi, le opere di Giotto, di Leonardo, del Botticelli a Firenze, o la Mole Antonelliana, il Parco del Valentino a Torino. I dati sono i dati sul turismo, quindi sulla la presenza e sulla spesa la dà il Global Destination Cities Index, che è stata stilata da Mastercard. Se volete vedere, c'è un articolo che lo riporta, Milano Today, del 4 ottobre dell'anno scorso, dove dice che Milano è la città italiana più visitata in Europa, mettendola al quinto posto della scala europea e nella 15ª piazza nelle top 20 mondiali, dove il turismo ha speso a Milano nell'anno 2017 3,16 miliardi di dollari. Con una spesa giornaliera di $134. Per comparazione, Roma è l'ottavo posto nella classifica europea per visitatori. Torino e Firenze sono molto più distanziate. Certamente quello che viene a Milano è un turismo diverso. È un turismo che preferisce via Monte Napoleone, la moda, il quadrilatero della moda, ristoranti, discoteche dove ci sono personaggi di primo piano, non di primo piano, che non c'entra con Sergio Piano, che è di primo piano, e piuttosto che andare a rivedere le bellezze delle città artistiche, ma è anche un turismo che spende. Ecco, gli hotel, il costo, non è un turismo che dorme nei sacchi a peli, mangia il panino e la benedetta strancio di pizza. Basta vedere Venezia come ha reagito con questa forma di turismo. Allora, io il consigliere Piano potremmo anche non ridire, ma da quando emerge il turista preferisce spendere, come dicevo prima, ci verremo io e lui come mosche bianche davanti a un buon bicchiere di vino a discutere di opere rinascimentali, potremmo discutere politicamente anche del principe di Machiavelli, però questo si è controtendenza. Oggi la tendenza è che il turismo è un turismo completamente diverso e va in un'altra direzione. E viva Dio che qui a Milano spende. Bene, ritorniamo all'inizio. Allora, il bilancio di previsione 2019 è stato redatto in uno stato di dichiarato predissesto del Comune. Questo bilancio io lo ritengo personalmente epocale, in quanto pur in presenza di un oneroso piano di rientro, mette i primi mattoni a ricostruzione contabile ed amministrativa del Comune, indicando una controtendenza nella gestione complessiva, anche se la strada è ancora lunga e difficile. Ma già da quest'anno c'è stato un contenimento della spesa corrente, con una riduzione di 1.099 milioni di euro. Le entrate correnti c'è stato un incremento di 335, perché è vero che abbiamo avuto un aumento di 2 milioni e 7 rotti per gli aumenti tariffari, ma bisogna anche calcolare le minori entrate di 2 milioni e 376 dovute ad assenza di contributi regionali e conferimenti presenti nell'assestato 2018.
Ha ragione il consigliere Attanasio quando in commissione dice che dobbiamo coprire il buco di bilancio, o come lo si vuole chiamare. Ma mi ha lasciato stupito la risposta del consigliere Leo. Basta con questa storia del buco. E no. Qui per anni dovremo parlarne, non per le dichiarazioni di propaganda politica, di manifesti, eccetera, ma per gli effetti pesanti che gravano e graveranno sia sul bilancio presente sia su quelli futuri e per decenni. Ricordiamo che le somme destinate al piano di rientro sono, in generale, un minor cash flow disponibile da allocare ai vari servizi. L'eredità è stato situazione di disavanzo 21 milioni, 4 milioni e mezzo di debiti fuori bilancio, 14 milioni di debiti verso fornitori. Ecco, qui bisogna fare un plauso, e penso tutti noi, tutti, anche l'opposizione, a questa amministrazione che ha provveduto in tempi veloci la vendita delle farmacie. Senza questo introito straordinario di 18 milioni di euro, probabilmente oggi saremmo in dissesto e sarebbe stato un altro capitolo doloroso per tutta la cittadinanza. Ricordo bene in sede di discussioni in consiglio, quando si parlava della vendita delle farmacie, la dura avversione alla vendita da parte del PD, adducendo ad una riduzione del servizio sociale, dimenticando che la maggior parte delle farmacie sul territorio sono private e forniscono un servizio identico, se non migliore, alle ex comunali. Ma che cosa ho omesso di dire? Che queste farmacie per anni sono costate sangue e sudore di perdite. Queste farmacie, le perdite sono state coperte dando denaro, regalando gli immobili. E ben venga che sia stata fatta la vendita. Questo introito è stato utilizzato, perché non è stato investito né in BOT, né in CCT, non è stato fatto neanche un derivato o finanza creativa, ma è stato utilizzato per 6 milioni e 45 per ridurre il debito di 11 milioni, rimborsabile in 26 anni, riducendo la quota annuale da 430 mila euro a 189, con un risparmio di 240 euro che si riporterà per 10 anni. Avremo comunque un debito di ripianamento di 1 milione e 3 di euro per 10 anni, che graverà per i prossimi 10 anni su qualunque bilancio che verrà redatto e da qualunque amministrazione sarà redatto. Inoltre, ed è questa l'altra cosa importante che si è sempre sottaciuto, ha concorso a ridurre i debiti verso fornitori. Ricordiamo bene che questi debiti al momento del subentro di questa amministrazione ammontavano a 14 milioni, oggi si sono ridotti a 5 milioni. Questa è la tutela di chi è creditore verso una persona, un comune, e finalmente ha diritto al pagamento delle sue prestazioni. Oggi vediamo un pochettino queste manovre di rientro, la vendita delle farmacie, naturalmente non è straordinario per ripianare il disavanzo e ottenere un piano di equilibrio, perché la vita del comune va avanti, i costi, le esigenze. Intervenire sulla città che è stata lasciata andare a malora per molti anni, parlo le scuole, parlo le strade, parlo i parchi, questo ha dei costi. La Tari. I coefficienti rimangono invariati. Ecco, l'aumento è dovuto all'introduzione del costo di accantonamento e ammortamento. Raccolta di umido che era solo su un quartiere e l'osa è stata estesa a tutti e cinque. E all'anomalia delle persone non più sul territorio, l'appalto igiene urbana segnato nel 2016, ma come dichiarato, non solo sul territorio, perciò avendolo tolta naturalmente, essendo il divisore, il dividendo, il divisore uguale, il dividendo delle persone che sono andate via diminuito, la Tari avrà un aumento pro capite. Leggo una dichiarazione su Sesto Week dell'ex sindaco Chitò, mi dispiace che non c'è, che dice: avrei voluto che entro la fine del mio mandato, giugno 2017, fossimo arrivati alla copertura totale del territorio per quanto riguarda la raccolta a domicilio dell'umido. Ha messo in chiaro la Chitò.
Penso male dicendo che giugno 2017 eravamo sotto campagna elettorale e ogni parvenza di aumento tasse si cerca di evitare, rimandato a tutto al dopo, soprattutto se si pensa di rivincere le elezioni. Ma parlando di Tari, non si può tralasciare di parlare di Area Sud e l'attuale momento dove la società ha portato i leader sociali al Tribunale fallimentare richiedendo il concordato preventivo. Questa situazione, secondo me, era già ipotizzabile sin dall'inizio dell'aggiudicazione del bando. Non avendo la stessa società al tempo né i mezzi finanziari né le capacità operative né la struttura atta ad un bando così importante con criticità già esistenti societarie nell'ambito degli appalti e dell'attività che già gestiva. E questo lo possiamo rilevare dalla dichiarazione dell'allora presidente Enrico Razza. Che cosa dice dopo aver vinto il bando? Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo professionale per la pulizia di Sesto San Giovanni, il comune più grande tra quelli in cui abbiamo l'appalto. È una sfida importante che porterà benefici ai cittadini, la nostra disponibilità è totale per assolvere gli impegni presi. Dateci tempo. Questa è una dichiarazione fatta da Sunor Milano, dove si legge anche che Area Sud, che è stata l'assegnataria, ha vinto la gara con un ribasso dell'11,88% sui servizi attivi sulla base di gare di 47 milioni e 8. Devo dire che in molti casi quando si vince una gara al ribasso porta sempre qualche... Scusi, se si allontana un po' dal microfono, io gli alzo il volume e almeno non rimbombo. Come? Se lei si alza un po', si allontana, ecco, le faccio alzare un po' il volume. In regia, per favore, alziamo un po' il volume così non rimbomba. E ho quasi finito, perciò portate in pazienza ancora. Allora, come dicevo, il presidente dell'Area Sud dice che è una sfida. Quella di Sesto è stata una sfida importante. E allora io dico che le sfide si fanno all'OK Corral, non nei servizi di una città grande come Sesto. Avevano chiesto tempo, l'hanno avuto per 3 anni, ora deciderà il Tribunale fallimentare sul destino societario di Area Sud. Amen. Finisco dicendo che nonostante la sinistra per mesi abbia agitato le masse, anche dei dipendenti comunali, dicendo loro che il premio di produttività sarebbe stato azzerato, questo è rimasto invariato a 900.000 euro, perché questa amministrazione sa riconoscere i meriti delle persone e premia le loro dedizioni, tirando la cinghia eventualmente su altri capitoli di spesa. Grazie. Se a lei consigliere, do la parola alla consigliera Ercoli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, mi fa strano intervenire in realtà perché di solito ascolto, perché ho poca esperienza, non mi sento mai all'altezza degli interventi appunto che sento, che sono sempre molto strutturati e profondi da parte della maggioranza, da parte dell'opposizione, per cui sono un po', ecco, così. Però anche comunque in questo caso appunto il mio intervento non sarà come il vostro tra virgolette, però mi sento un po' stranita da alcune dichiarazioni, da alcune parole, perché noto comunque appunto tante lamentele sulle scelte che sono state fatte, che posso comprendere a livello di contenuto ma non a livello logico, processuale, perché la lamentela sul numero ad oggi non la concepisco. Dire non mi piace, non ci va bene che ci sia questo aumento, che ci sia questa differenza, penso che non abbia molto senso, come tante persone insieme a me. E io lo credo ovvio che appunto ci siano appunto pensieri diversi, però come mi ha preceduta la consigliera Iosa, prima ha fatto una riflessione che faccio mia, c'è poco da citare appunto i numeri che non piacciono e dire
questo non va bene. C'è poco da listare una serie di entrate del passato, parlare di onestà, perché le scelte che non piacciono sono sempre la conseguenza di qualcos'altro. E quando succede qualcosa che non ci piace, giustamente ci chiediamo il perché, no? E quando ci chiediamo il perché è perché vorremmo che quel qualcosa fosse diverso. È perché ci manca il controllo. Ci manca il controllo di quel qualcosa che non possiamo più, non è più tra le nostre mani e scivola via. E lascia come conseguenza la sensazione di impotenza. E quindi dopo ancora quella della rabbia. Io ovviamente ho sentito un po' di persone arrabbiate questa sera, che ripeto, posso comprendere appunto il contesto, ma non il processo logico. E, se mi consentite l'espressione, capisco la rabbia, ma è tardi. E piuttosto che arrabbiarsi, io penso che sarebbe stato buono cercare di motivare e spiegare, tra virgolette, i debiti fatti e spiegare il perché, anziché dire non ci va bene il modo in cui state cercando di un po' mettere a posto le cose. Grazie mille. Grazie a lei, consigliera Ercole, grazie anche per la sua educazione e per il suo modo di esporre le cose. Mi ha fatto veramente piacere. Consigliere Vincelli, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Grazie anche a Ercole. Devo dire che il suo intervento mi ha toccato molto, molto riflessivo. E, allora, pensavo stasera di non intervenire, però ogni tanto sento anch'io delle cose che sono un po' fuori posto. C'è da dire una cosa, consigliere Pagani, devo dire che stasera mi trova molto d'accordo nella sua esposizione, anche critica, però che ha dato comunque un contributo a quello che lei comunque, penso e presumo altri, in una successiva riflessione troveranno nel nostro DUP. Quindi Albo Volontario Civico, Consiglio Comunale dei Giovani, ben venga, quindi io sono a sua disposizione, come penso tutta la maggioranza e tutta la giunta. Sul welfare di comunità, qui bisogna capirci di che cosa appunto stiamo chiaramente parlando, però comunque secondo me è un altro punto su cui noi possiamo confrontarci con la minoranza. Sulla questione sussidiarietà, dove effettivamente lei dice è difficile da comprendere, certo, per noi la sussidiarietà non è il reddito di cittadinanza e questo noi lo dobbiamo dire a gran voce. Per noi la sussidiarietà è sicuramente un punto importante su cui chi effettivamente in questo momento ha difficoltà nel portare avanti chiaramente il proprio lavoro, la propria famiglia, ecco lì noi vediamo la sussidiarietà su quello che effettivamente è dare una mano a chi in questo momento ha necessità e ha bisogno. E non è sicuramente la sussidiarietà statale dello Stato, quello che effettivamente il Movimento 5 Stelle ha portato avanti come obiettivo, come fiore all'occhiello. No, non è questa effettivamente la sussidiarietà che noi intendiamo. Sulla questione delle innovazioni, ben venga, perché se ci sono delle innovazioni cerchiamo di trovare cosa vuol dire innovare. Fondazione, il discorso dei dubbi, certo, quando parliamo effettivamente o di esternalizzare chiaramente dei servizi o parliamo chiaramente di partecipazione, qui andiamo un po' effettivamente a secondo di che cosa noi vogliamo chiaramente intendere, andiamo a scontrarci con chi effettivamente la pensa in modo effettivamente diverso dal nostro. E io ringrazio anche il consigliere Piano, lui parla di periodo risorgimentale, però io voglio ricordare chiaramente a quest'Aula che noi siamo partiti
avendo ereditato un bilancio da medioevo, non vorrei dire ellenico, medioevo, e siamo giunti piano piano a un rinascimento, attraverso chiaramente delle difficoltà che noi abbiamo riscontrato per primi, andando chiaramente a verificare dei disavanzi di bilancio sicuramente non della nostra portata. Quindi la questione del rinascimento, noi ci siamo, speriamo di arrivare al risorgimento che parla effettivamente il consigliere Piano. Sulla questione del centro-sinistra non ha mai dormito per 19 anni, vabbè, probabilmente sulla questione chiaramente della tariffa, delle salme, di risumazione ne possiamo discutere, ma su altro effettivamente non è da 19 anni. Io ricordo a quest'Aula che è già negli anni 70 che probabilmente non ha preso, essendo ancora di sinistra più che di centrosinistra, non ha preso le decisioni che doveva prendere. Questo anche in virtù effettivamente di quello che oggi qua noi andiamo a discutere sulla aree FALC. Signori, l'area FALC non è una questione di 20-25 anni fa, la questione aree FALC è la questione degli anni 70, degli anni 80, dove comunque un'amministrazione di sinistra, pur conservando chiaramente il posto a tutti i costi, a quello che poteva essere il discorso dell'operaio, non ha pensato al futuro di questa città. E allora vi dico, ma di che cosa state parlando? Di cosa state parlando? Avete bloccato questa città, il futuro di questa città lo vedremo chiaramente, forse non so se riusciremo a vederlo noi, lo vedrà sicuramente forse i nostri figli, forse i figli dei nostri figli, probabilmente. Quindi noi siamo qui giustamente. Consigliere Leo, ascolta, non lo so. Mi fermo, prego. Per cortesia. No, no, consigliere, lei ha più volte rimarcato certi comportamenti. Adesso non sia lei fautore di questi comportamenti. Penso di non offendere nessuno, se è una realtà è una storia, leggiamoci la storia. Poi, sulla questione chiaramente del, sempre col consigliere Piano, ci sono degli apprezzamenti, mi fa sicuramente piacere, sicuramente ci sono delle differenze di veduta, di opinione sul discorso delle partecipate. Sicuramente Proaris mi sembra che ieri abbia in qualche modo definito il quadro di quello che è stato Proaris chiaramente negli anni della sua fondazione, quindi con il famoso conferimento dei terreni, e qui la dice chiaramente lunga, però avremo sicuramente tempo. E lei giustamente, consigliere Piano, visto che è anche presidente dell'organo del Consiglio di Controllo, potremo chiaramente lavorare insieme per trovare chiaramente delle soluzioni. Poi, sul discorso della Di Pietro, sinceramente ho sentito poco, parla che è sempre titubante, il libro dei sogni, il discorso delle priorità, noi sicuramente da quello che noi partiamo, partendo da quello che è il bilancio di previsione, detto appunto anche dalla consigliera Perico, è un bilancio di previsione ipotetico. Direi che di ipotetico, proprio perché si chiama un bilancio di previsione e che in commissione effettivamente vi è stato chiaramente detto che non era altro, e anche in una sede di capigruppo, non era altro che la fotocopia del piano di rientro, non mi sembra che effettivamente stasera dovete essere troppo meravigliati. Riporto però un'altra cosa che probabilmente non avete letto né nel piano di rientro né effettivamente in questo bilancio di previsione, quello che è stato il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori. L'ho ripetuto all'inizio in commissione, è stato ripetuto nella mia brevissima chiaramente relazione, lo ripeto ancora qui stasera. Il Collegio Revisori ha dato parere favorevole al nostro bilancio, prima di piano di rientro e ora del bilancio di previsione. Io penso che qualcuno, probabilmente sull'imposta di soggiorno, non ha compreso effettivamente, e questo è stato anche oggetto di discussione non solo nella commissione di bilancio ma anche nella commissione 2 per quanto riguarda
urbanizzazione, eccetera. Allora, l'imposta di soggiorno, il proprio aumento, non può essere usata per andare a coprire il disavanzo pubblico, non può essere coperto per debiti. L'imposta di soggiorno, visto che l'abbiamo anche aumentata, è proprio per usarlo per servizi come, attività come la cultura, la musica, cioè l'urbanizzazione, cioè sistemare chiaramente delle piazze piuttosto che altre cose. Quindi questa imposta di soggiorno che io continuo a sentire, tutti noi continuiamo a sentire, e che da parte chiaramente di qualcuno appunto della minoranza continua a insistere, non può essere usata per pagare debiti. Questo deve essere chiaro stasera e nei prossimi chiaramente sedute di commissione. Poi, visto che parliamo di Spezzatino è perché viene parlato ipoteticamente dal solo PD, quando vogliamo parlare di ipotetico frazionamento di quello che potranno essere i terreni, se questo effettivamente sarà l'obiettivo, ma è solo chiaramente una questione di ipotetico da parte del PD, allora lo vedremo in un secondo tempo questo. Sicuramente c'è da dire una cosa, che oggi rispetto chiaramente a ieri abbiamo due potenziali chiaramente gruppi internazionali, perché Prelios è anche internazionale, Prelios è l'ex Pirelli, e il gruppo Heinz. E il gruppo Heinz è un gruppo che ha costruito Porta Nuova, tanto per intenderci. Quindi io sarei veramente, anzi siamo tutti contenti che probabilmente queste due realtà internazionali possono veramente acquisire quello che probabilmente non sarebbe stato magari possibile, visto che gli arabi si sono chiaramente anche sfilati da questo chiaramente progetto delle aree FARC, che ricordo sempre a voi è di lunga, è di data molto 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 antica, non di 20 anni fa, ma di molto ancora. Per cui tutto sommato io sarei molto tranquillo e sereno su questa cosa. Se ci saranno chiaramente degli apporti, anche perché stiamo parlando di non noccioline, stiamo parlando di diverse centinaia di milioni, questo è solo l'acquisto, per poi chiaramente fare lo sviluppo chiaramente immobiliare, se permettete, forse se ci sarà qualcosa chiaramente da variare, ben venga, perché qualcosa da variare vuol dire anche monetizzare maggiormente quello che può essere chiaramente gli oneri di organizzazione. Grazie. Grazie a lei. Abbiamo terminato la serie di interventi. Sono le 23:48. Inviamo il Consiglio domani sera 28. Io ringrazio tutti i consiglieri presenti, gli assessori, tutta la Giunta e il pubblico presente. Grazie e buonanotte a tutti.